ma ne parliamo dopo nella rassegna stonca, che stamattina lo Che dobbiamo adesso, fare, quindi, che da un po' che non la puoi già facciamo. parlarne. E tipo Rassegna ieri? stonca. Qualcuno ci fa la sigla della rassegna stonca, per favore? La mettiamo su OBS e la facciamo Prima partire. della rassegna stonca, Facciamo stavo guardando un partire. video di un tizio italiano che è stato in Turchia a vedere una città fantasma. No, Ho una città fantastica. poteva essere fantastica, di 200 milioni di dollari l'hanno speso, con circa 700 castelli a tema Disney. Ma Doveva essere io ho una una specie di domanda parco invece, divertimenti in che con tutti i senso? castelli Disney, però è Ah, stata abbandonata. io ho una domanda Ed è che mi pieno di sorge. castelli tutti diroccati, Ma particolarissimo. come viene cioè, come si crea una città fantasma? Noi Un ce conto n'abbiamo è una tipo vicina, Marta. Chernobyl che Noi succede ce una. n'abbiamo una vicina. Me la ricordo, quella che aveva anche Con comprato sonno. Con Facchinetti. sonno. Era, doveva essere Ma come un. succede che una città Doveva diventa essere un parco fantasma? del lusso, questo qua vicino a noi, con il casinò e tutto. Prima che poi, con delle pare le leggi nuove, sai che i casinò in Italia non sono legalissimi, cioè ce ne sono due, ce ne sono. Ma l'aveva anche comprato Facchinetti per farci la città dei giovani, non ha fatto. Voleva rimetterla in auge, poi niente, costa troppo. Poi, ovviamente, se l'abbandoni per 20 anni. Ma com'è possibile che una città diventi fantasma? Cioè, io posso capire un paesino della Calabria dove, tipo, il paesino di mio papà, secondo me, fra una decina d'anni non c'è più nessuno. Perché, tipo, adesso sono in Quello 700, è lo quando ero spopolamento. piccolo erano Ma 1000, è la stessa cosa, saranno. Mark. È lo Ma questo. spopolamento, però immediato. Ma Cioè, non a meno che nel non c'è un tempo. disastro ambientale, come succede che uno va via, tutti vanno E via? se È un non disastro viene più ambientale, se gestita, non. roba. Grazie, Treps, Grazie, Treps. comunque. Tipo quella di Consonno, da quello che ho capito, era una roba che è partita la costruzione e poi si è fermata, quindi non Sì, è esatto. Non che. è mai finita. Come questo parco Ma a che ti ho Consonno detto. c'era gente che aveva case e ci Ah, sta abitava una passando. volta? Cosa succede? Ti Passando spruzza. il pulisci. Pulisci i cazzi. No, passa ogni giovedì. No, Consonno non è mai finito, credo. No, forse era Quindi non ha mai finito. No, avuto forse abitanti. all'inizio sì. All'inizio sì. Forse era riuscito a finire, però è durato tipo pochi anni. Ha funzionato per anni, sì. Poi dopo era stata abbandonata Ah, c'è stata una e. frana anche nel 76. Quello La sì che aveva località è bloccato la diventata una strada. città fantasma. Vedi che comunque è successo No, invece qualcosa. questa qua che dicevo io, probabilmente poi sono finiti i soldi e l'hanno abbandonato così. Costa di più smantellare che lasciarlo decadere così da solo. Ma che Ma non poi si sono fatti due Consonno. calcoli prima, comunque. Magari fallisce l'azienda, sai? Però è strano Beh, è più perché è probabile Disney, quindi. La trovo. cosa di Consonno che a me manda i matti è che se tu lo vedi, cioè Consonno è un edificio. È una Poi intorno. serie di edifici. No, Allora, l'edificio se tu. principale era il casinò. Ma se tu guardi cosa c'è intorno, sono dei tetti rossi, ce ne sono tipo quattro, e poi basta. Cioè, non è che è più. È un Era un quinto del villaggio. paese di mio padre che Sì, sono 700 abitanti. era un villaggio. È molto più facile che vengano abbandonati queste cose che sono piccole cose. No. Ma comunque andiamo ad aprire i nostri TG Dai, preferiti. Sì, Raperonzolo, andiamo subito con la ad rassegna aprire i miei. stonca, Sì, vediamo. con i miei due giornali di riferimento. Allora. Ma come state a casa? Ah, il musical, ok. Oh, dottor Cariola, grazie mille, bello. Breakfast su Xbox Series X è a 60 fps, cross-save su PS5 e PS4 col nuovo update. Lì Mentre nella stessa cross-save e notizia, crossplay dice però. però penso sia tra PS5 e PS4, Penso di sì. perché dice tra console PlayStation. Peccato, però magari si avvicinano a mettere crossplay su tutto, pian pianino. Ma anche già PS4 comunque. Vabbè, però se lo mettessero col PC sarebbe ottimo, sarebbe fatto. No, ragazzi, io l'ho aperto TGcom, ma non lo so, vedremo. Se avete altre notizie, guardo io, eh. Cosplay con le zinnone. Ah, oggi Lady Di avrebbe compiuto 60 anni. Belli. Io invece qua c'è una notizia bella fresca. Riapertura discoteche, la decisione slitta ancora. C'è l'ipotesi ristori. Più che Non altro la so. variante Delta fa paura adesso, Si pensa quindi. ai ristori per il settore delle discoteche. Sul tavolo del governo sarebbe comunque stata messa la possibilità di prevedere dei ristori per le mancate entrate subite all'interno del settore, che a questo punto rischia di non riaprire né il 3 luglio come poi nel 10. E vabbè, troppo ragazzi, è un disastro, per carità, per chi ha un locale del genere. Però cosa tipo la mia palestra è fallita, Vedi, ragazzi. è Cioè, cosa devi come fare? Non dovevi fare saprei come come. ha fatto qui a Karate, che l'ha messa come centro vaccinale, così si può
prende tra virgolette i soldi dallo Stato per fare il centro vaccinale. Dovevano fare qualcosa. Però tipo la mia palestra come facevi? No, palestra no, piccola. Sai, le discoteche hanno la sala da ballo, ci puoi mettere un sacco di roba. Io infatti, amici, vi devo far vedere questa notizia che ieri ho beccato post live. Vorrei farvela, la faccio vedere al telefono perché non ho più l'articolo sotto. In che senso Khan Yaman e Diletta Leotta avrebbero fissato la data del matrimonio? In che senso? Me lo stai chiedendo a me, scusa. Hai risposto? In che senso? Non lo so, ma scusami, è lei la testata giornalistica, mi scusi, io se mi fa le domande a me, allora cosa stiamo facendo? Ciao, Ketamina. Ah, tra l'altro complimenti al signor Cosmodisco che ieri ha vinto il giveaway, si è preso 50 euro dell'Xbox gift card. Complimenti al signor Cosmo, complimenti. Vedi che se partecipate potete vincere. Luca, il tifoso della Svizzera, diventa virale nel mondo. Io non ho capito. Si chiamava Luca? Sì. Vabbè, sì, è svizzero. Sopraffatto da cosa mi sta succedendo. Adesso voglio andare a vedere. Ma era il ragazzo quello con la barba? Sì. Allora ho capito chi è. Cosa gli è successo? No, era il classico tifoso con molte espressioni facciali. Che più volte è stato ripreso ed è andato virale. Come quello, il ragazzo di colore di WrestleMania quando Undertaker è stato battuto. Che aveva fatto quella faccia incredibile. Però voglio sapere. No, era semplicemente. Se è quello che dico io, erano fatti. Capito, perché era contento. Poi perché l'hanno mandato virale ovunque. Si era spogliato. Non so cosa mi sta succedendo. Ha ammesso nell'intervista al quotidiano svizzero Blick. Penso che tutte le persone che conosco mi abbiano scritto. Durante la partita non c'era abbastanza segnale, ma ho capito cosa stava accadendo grazie ad alcuni perché è diventato famoso. Che erano intorno a me. Tra l'altro, amici, anzi, 2 anni fa ci lasciava il mago Gabriel. Ci tengo a ricordarlo perché, insomma. Bene, bene. Gran personaggio. Oh no! Gubbio, vandali danneggiano la statua di Sant'Ubaldo, ma ci vado settimana prossima, volevo... Lo so, Hollow, l'abbiamo letto. Dopo tra l'altro, ci passo, per andare in vacanza, ci passo a Gubbio, volevo fermarmi a rifare tutta la sigla di Matteo il Prete. Potrebbe essere una bella idea, Moro, Sì. Appena ci si potrà rincontrare, ce la giriamo, facciamo tutta la scenetta, poi dobbiamo trovare una Graziella, adesso io non... Mio zio forse c'ha una Graziella, devo chiedergli se me la prende. Se trova una Graziella... Speriamo. Prestare per il video, ce la facciamo. Io non so voi. Sponsor della Graziella. Non so se in altre località ancora si usa, ma tipo giù in Calabria, gli ultimi anni che sono andato, quindi comunque 7-8 anni fa, i ragazzi giovani andavano in giro con la Graziella. Ma perché era comoda al mare? Ci sono qua non la vedo troppo. Al mare, io qua la vedo comoda. Una bici per una persona anziana. Una bici qualunque, però una Graziella. Di solito la Graziella perché c'ha già il cestello. Esatto, è comoda. Vai al mare, ci metti l'asciugamano. Esatto, le cacate. Tra l'altro, giusto per notizia, visto che un mese fa dicevamo di Bill Cosby sarà ancora in carcere, no, adesso non lo è più, è stato scarcerato. Sì, però da quello che ho capito non è che proprio hanno detto no, non hai più colpa di niente, è stato tipo una specie di compromesso, però non ho capito bene, anche perché c'era una notizia lunghissima, non c'ho voglia di leggere. Anche la sua età, ci sta. Che 83, comunque, ci sta che magari... Non stia che poi più non, in carcere. Secondo me non è giusto, perché non è che allora tutta la vita fai il pervertito stuprato, guarda, capisco che sia innocuo a una certa età, però scusa, ti meriti di soffrire fino all'ultimo se sei un animale. Di carcere, se poi non ha fatto niente non lo sapremo mai, però. D'altronde se non lo sapremo mai, in realtà ci sono le testimonianze. Dopo degli stupri. Capisci bene che puoi avere anche 90 anni, ma ti meriti di stare in galera. Ci crepi dentro, secondo me. No, crepare dentro vuol dire ergastolo. Se non ha preso l'ergastolo, teoricamente non dovreste crepare. Annullamento della condanna per errore procedurale, che non so bene cosa, proprio nel dettaglio, cosa voglia dire. Tra l'altro, Mediaset Infinity è ufficiale, andrà a Team Vision. Quindi adesso, se avete Team Vision, in teoria avrete anche Infinity. O comunque avrete la possibilità di attivare Infinity all'interno di Team Vision, perché hanno firmato un accordo per 3 anni. Quindi... Ma tra l'altro, se voi per caso volevate comprare la villa di Cogne dove c'è stato l'omicidio 20 anni fa, mi spiace, ma rimane alla famiglia. No? Porca miseria, che sfiga, Tutti lì che la desideravano. Beh, era una bella casa. Sì. Era veramente una bella casa. Cioè, quelle classiche case... Di montagna con i tetti con la pietra, proprio bella, solo che mi verrebbe ansia, ecco, adesso
personalmente non... Con la pandemia più giovani leggono libri, tranne Moro. C'è proprio scritto... No, no, ma... Nel... C'è proprio scritto nel titolo. Dico. Sì, mi sembra... Grazie, Demon! Grazie mille, Demon. Il... Sto guardando nel mio feed di Google io, ma non ancora... La Marcuzzi va via da Mediaset dopo ecco, 20 volevo anni. Dire quello prima quando ho detto a proposito e poi mi sono scollato perché ha detto che non ci sono più programmi fatti per lei, cioè non si trova, diciamo che programma... stanno cavalcando un po' tutti l'onda del trash, quindi se non oddio quando faceva lei le Iene in realtà era meglio effettivamente. Era lei, no, che faceva le Iene, la Marcuzzi. Lei l'ha fatto 6-7 volte in anni diversi, era un po' diverso da adesso effettivamente. Io ragazzi la TV non la guardo più, a meno che non c'è io qualcosa solo D-Max di... Io guardo D-Max e Focus, guardo solo. Io guardo Food Network. E dove ecco, va? Io siccome non ho la TV, la Sky. Mi sono fatto un mese di Discovery Plus. E su Discovery Plus c'è un botto di roba in realtà. Tipo la WWE, sto guardando, ho guardato un paio di puntate della WWE, me ne sono tenuto in sottofondo. È fico, l'ho pagato 3,99€ per un mese... Apro un OnlyFans. E c'è anche Food Network, se, tra l'altro. Se lo aprisse, Disney, sai quanti Discovery soldi farebbe. Ma anche in TV ce l'ho Food Network. Ma io non c'ho la TV, quindi perfetto. Cioè, 3,99€ c'ho la WWE, credo Food ci sia Network. Anche lo streaming normale senza pagarlo. Di... ma qua ti recuperi le puntate, ci sono anche i paste e tutto. Cazzo, guardo... però per dire, nel senso, a 3,99€... A 3,99€ c'è comunque un sito che ti dà anche quello oltre a... Poi c'è, è pieno di trashate perché c'è tipo il programma di Giulia Dell'Ellis. L'hai fatto solo per Naked Attraction, l'hanno detto. Perché? È bello? Sarà gente nuda. Non lo so, io ho visto qualche puntata di quello americano, ma era su YouTube. Ma è bello quello italiano? Ma cos'è? Sarà uguale, ma italiano. No, okay. Ma non so cos'è neanche quello. La gente che praticamente la gente che si vuole incontrare. Ma è una trashata, ci sono delle persone nude. E questo qua, guardando solo delle parti del corpo di questa gente, deve decidere quale gli interessa e quale no. Alla fine vede la bella minghia, quasi quasi. Sì, ma è veramente... Io non riesco a guardarle, queste robe qua. Francia, veramente... ma chi però... vuole prendere in giro, scusami. Però effettivamente è un buon servizio perché hai la WWE... La WWE non la trovi da nessuna parte, ragazzi. Questa non è NXT, SmackDown, Raw... è pieno di roba bella. C'è una notizia bruttina che hanno violato LinkedIn. Il 92% dei dati sono online. Oh no, adesso i curriculum saranno andati troppo in giro e la gente troverà più lavoro. Vabbè, però il problema è che su LinkedIn avevi anche dati un po' più sensibili. È pieno di programmi trash, ragazzi. Però ci sono anche programmi interessanti di cucina. C'è quello dello chef Rubio. C'è Camionisti in Trattoria, lì come si chiama. Quelli sono di Focus. Tutte le robe di Discovery Plus. Il Banco dei Pegni, che è una trashata pure quella. A me piace comunque il Banco dei Pegni. Sì, però è una trashatina. Sì, ma dopo che hai visto due puntate, sì, no. Sempre la stessa roba cambia gli oggetti. Cos'è piedi al limite, ragazzi? Due chirurghi podologi affrontano problemi estremi ai piedi di pazienti disperati. Ma perché dovrei guardarlo? Che schifo, fa schifo i piedi. Da me è tutto fortuna molto, sono disoccupato così non lo rischi. Però magari ti beh, è vero, c'è la Serie A di basket, ragazzi, anche. Gekko, bentornato con i due mesi. Bentornato. Grazie, bellezza. Poi, altre notizie della rassegna stonca? Io sono qua anche Repubblica. Non ce n'è tanto. Repubblica l'ho già sfogliata tutta. Allora, ragazzi, ve la trovo io una notizia succulenta e interessante. Siete pronti? Smantellate in Italia un'organizzazione nazifascista. Buono. Buono. Sì. Allora, io ho questa notizia, se vi interessa. Matilda De Angelis, mi sento più a mio agio nuda che vestita. Perché sei più... No, libera. Sì. Tra l'altro è una bravissima attrice. Matilda De Angelis, tra l'altro, è quella... Quella che c'era anche a Sanremo. Molto brava, è molto brava. Bene. Brindisi, migrante morto per il caldo dopo ore di lavoro nei campi. Raccolti oltre 20.000 euro per rimpatrio Salma. Che dispiacere però, ragazzi. Com'è successa sta cosa? Scusami. Ah, tra l'altro, è una notizia, tra virgolette, bella ma anche brutta. Non so se avete presente qualche mese fa che c'era stata una ragazza che è diventata famosa perché era dichiarata omosessuale alla famiglia e l'avevano cacciata, no? Sì. So mi ricordo, sì, mi ricordo. Aveva raccolto 150.000 euro, no? Sì. Cose.
ovviamente lei cosa fa? Non è che si prende una casa, no, si è presa una Mercedes. Come? Prendersi una casa. L'hanno intervistata, ha detto, vabbè, mi sono tolto uno sfizio. Grazie, tanto hai usato i soldi delle donazioni per prenderti... Come si chiamava la ragazza? Ma una casa magari l'aveva già presa. Ho capito, però non le usi per prenderti una Mercedes, vabbè, dai. No? Se la casa, no, se la casa hai già fatto, con gli altri ho capito, soldi. Ma la casa chi l'ha fatta? Quale casa si è fatta che l'hanno cacciata di casa? No, se presa, magari si era già presa una casa. No, ma con 150.000 euro come fai a prenderti una casa e la Mercedes? Il problema è che... dove l'ha presa. No, ma il problema è che ha proprio ammesso che si è tolto uno sfizio. Quindi proprio ha detto, sì, mi avete dato i soldi, mi sono tolto uno sfizio. No. Non ti hanno dato i soldi per toglierti lo sfizio, ti hanno dato i soldi per rifare una vita. Io ho detto una bugia, mi scuso, mi è stato chiesto che ero sotto pressione. Senti, io ho 22 anni. Magari allora un camper della Mercedes. Il virgolettato è questo. Senti, io ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio. Mi sono comprata una bella macchina. Bello. Potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto. Se ho mentito sulla macchina è perché mi hanno chiusa, messa in uno sgabuzzino. È proprio candidamente ammesso che si è tolto uno sfizio con i soldi donati dalla gente per rifarsi la vita almeno dignitosa. No, ma allora, io però, abbi pazienza, la raccolta fondi era... Vabbè, non so come reagire, perché la raccolta fondi era per permettergli di vivere da sola, di stare da sola, di avere un futuro. Mi piacerebbe saperne di più del resto. Sì, perché comunque se si è comprato una Mercedes, proprio comprato, non è che costa 2 lire, è una Mercedes. Si è preso la Mercedes del 98 usatissima, non so, non c'è scritto il modello, pagato ovviamente. 2000 però... euro. No, ha detto mi sono tolto uno sfizio, però tecnicamente detto... non prendi una scarcasciata. Poi dopo ha anche detto potevo prendermi un'utilitaria, ma sì, mi sono preso una Mercedes, quindi vuol dire che si è preso un'auto costosa. No, no, era proprio specificato. Ragazzi, io sto cercando il cavillo perché voglio un attimo capire, ma non so. Va bene. Lei ha promesso di creare un'associazione per donare i soldi che restavano, l'ha preso sistemata un po'. Magari l'ha fatto anche, quei soldi che rimanevano. Ma guarda, quella lì io la trovo un'idea di merda. Cioè, se io sono in quella condizione, credo l'abbia fatto quella cosa, lì è l'ultima cosa che vado a pensare. Prima penso vita, prima penso ai cazzi miei, penso. Poi dopo penso all'associazione per combattere queste cose, però... Già che mi dici, farò un'associazione, ma pensa a sistemarti, brutta testa di cazzo, con la Mercedes, visto che sei una testa di cazzo, quanto pare. Si è sistemata col Mercedes. No, beh, ma non è che magari Porazza non so come. Però andata. Se ti danno, noi stiamo leggendo dei titoli di giornale, ragazzi, non ti so donano dei soldi, ti serve carità, un infatti veicolo. Per quello che dico, non serve un sono... veicolo, ti prendi un appandino, ti prendi un Mercedes. Ma magari veramente magari ha trovato una casa. Ho capito, però a prescindere, dai. Vabbè. Non so. No, ma infatti è quello che dico, magari riporta solo dei fatti. E non... No, perché magari l'ha presa davvero la Mercedes, ma lei si è già sistemata, poi non so con come. Magari abbia... la casa se l'ha anche trovata, magari se l'ha in affitto, quindi i soldi ce li ha. Però in affitto... Sì. Ma però... io non l'avrei fatto personalmente, dal momento che non ho nessuno alle spalle. Non avrei preso una macchina così. No, ma più che altro perché non darei quella giustificazione dicendo ho tolto uno sfizio, no, non lo fai. Scusami, è proprio una giustificazione di merda. Però vabbè. Mi metto nei panni di chi gli ha donato i soldi, si vede che quella lì si è comprato un Mercedes, cioè mi darebbe fastidio se io avessi donato dei soldi. Però non lo so, ragazzi, non so come reagire davanti a queste notizie. Sì, il fatto che sia discriminato non la fa diventare una brava persona, sicuramente. No, quello. No, no, ha avuto... quello che c'entra, cioè, comunque certo. Comunque la vittima sempre, perché all'inizio è stata la vittima, no, però ma... non è che allora, ti quello giustifica che gli è successo, di fare quello che vuoi. Quello che gli è successo è terribile e capisco la raccolta fondi, anzi. Non ti il discorso è proprio che non avrei fatto, diciamo che... La Mercedes dice di averla pagata 17.000 euro. Va bene. Comunque... Ma per quello dico, siccome leggo delle notizie di giornali, i giornali dicono tante stupidaggini, non mi sento di accusarla senza sapere. Cioè. No, io l'accuso a prescindere perché proprio ha ammesso che ha comprato la macchina per sfizio. Io questa cosa non l'avrei detta. Sì, magari mi avrei evitato questa cosa, sicuramente. Ma non so veramente come reagire, perché da una parte la prima reazione è incazzarmi, perché scusa, la gente ti dà i soldi per aiutarti per cose serie, fai quello che ti pare. Dall'altra Marco, dico io con le donazioni quante volte ci ho comprato io le ci pago la bolletta della Moro qui la gente cioè tu non hai
tu non hai avuto chiaro, donazioni lì, per una quella cazzata, cosa. Eh. No, perché magari la gente lo pensa anche. Cioè, lì era proprio donazioni per una causa. No, per una cosa terribile, per una cosa subito, terribile, che per infatti, carità, non doveva succedere tutto quanto. Il gesto rimane, non è che adesso la mamma, brava, hai fatto bene a cacciare. No, la mamma è una... No, quello ovviamente il fatto rimane quello. Però... Vabbè, amici, un'ultima apriamo... notizia, dai, l'ultima vai, notizia, vai. Ci sono i giochi in uscita in questo mese. Primo luglio, vediamo un po' cosa esce. Mettono l'invista nel Game Pass. Il più atteso... Vabbè, il più atteso della redazione di multiplayer è The Legend of Zelda Skyward Sword. Ah beh, sì, cavolo, è vero che questo mese... quello io vorrei provarlo, vediamo anche adesso. Io quello lì non vedo l'ora. Poi, non l'ho Ascent, mai The Ascent. The Ascent. Ricordo cos'era? The Ascent è quello lì in isometrica... sì, che è sembrava vero. Carino, sembrava. Poi c'è A Plague Tale Innocent che danno col plus gratis il 6 quello luglio. Pure un altro bel gioco, sembra. Flight Simulator su quello Xbox. Guarda, se lo tengono. Scusa? No, figurati di aggiungere. Little Devil Inside? Presente quello strano della ma PlayStation? Ma non è di 2 anni fa già? No. Qui c'è scritto che esce a luglio 2021, ma non si è mai più visto niente da un anno. E non hanno fatto vedere neanche sti giorni nel... Neanche il trailer, neanche un gameplay hanno fatto vedere. Non era... Ma io qual è che mi confondo? Perché è l'esclusiva PlayStation. Ah no, anche Xbox One. Ma quindi esce... Non hanno mai fatto vedere. Ah, ok, nulla. Mi ricordo, è quello che aveva fatto polemiche perché c'erano gli indigeni, sì, esatto, che sembravano. Sì. E sembrava un gioco fighissimo, ma non si è più sentito dall'anno scorso. Ma, ed okay, esce questo okay. mese, no, secondo me è sbagliata la data, non esce più. Non era quello che. Perché... Non uscirà più questo mese. Una delle immagini del trailer era uno seduto sul cesso, non mi ricordavo questa cosa. Sì, che faceva. Non me lo ricordavo. La cacchina che scendeva nell'acqua, mi ricordo. Era bellissimo questo gioco, ma non credo esca sto mese, perché non ci sarà nulla. Ma magari l'hanno scritto perché ai tempi che, dissero che... A meno che venga presentato alla conferenza State of Play, che sì, dicono sì, che sì, dovrebbe esserci settimana prossima. Mi hanno, che faremo io, mi hanno tolto il nome su... Sto gioco di merda. Ah, esce poi Formula 1 2021, esce? Ma non voglio chiamarmi amici. E Monster Hunter Stories 2. Ah, un altro. Ti hanno bannato Moro? Sì, adesso mi chiamo PolitSnail699. Polite Snail, dobbiamo fare. Ah, Little Devil Inside io lo voglio, però. Sembrava anche carino. Mi sembra strano esca sto mese. Cioè, non si è visto proprio più niente. Io mi aspettavo uscita l'anno prossimo. Completo da granchio. Va bene. Che cazzo di gioco dobbiamo fare? Ah, tengo Team Frost. Bene, bene. Allora, l'aggiornamento di questo è il mio PG su GTRP. Come nuova fisica del. Possono comprare i costumi. Sì, ma io diciamo... non voglio chiamarmi bastardo scemo di merda comunque qui. Non ti puoi cambiare nome mai? Ma sì, no. C'è il... Come no? No, Joker, è un... Allora, ci sono dei rumor che il 6... Tra una settimana, l'8, sì, l'8, giovedì prossimo dovrebbe esserci una PlayStation Experience, non lo State of Play. Proprio il PlayStation Experience, dovrebbe durare un'ora e mezza. Da rumor, poi... Che pezzi di me. Sarò pirla merda 69 allora. Ma che fastidio, scusa. Moro, devi cambiarti nick, non puoi chiamarti Moro. Ma è il mio cazzo di nome. Beh, no, il tuo è Morelli. E quello vuol dire. Sai quanta gente ha dovuto cambiare il cognome perché non possiamo ripeterlo? Lo bannavano. Ci sono dei famosi salami. Che hanno ma, un nome abbastanza bannabile. Un sacco di queste cose. Ma il ragazzo di TikTok che parla di scienza ha dovuto cambiarsi in un altro modo perché il suo cognome. In Evox c'è. Sì, è vero, lo so. Poli. Poli, però, ragazzi, non si può dire. Cioè... Non si può dire. Che non può dire il suo cognome, sennò gli sparano. Vabbè, amici, giocheremo con. Con Pirla Sabbioso numero 53. È vero, anche una nostra sub ha dovuto cambiare il nome, mi ricordo. Sì. Come facciamo? Non mi ricordo come era gioca, sicuramente. Facciamo questo, vai, che siamo in estate, facciamo questo. Salame è bannabile, la parola salame è bannabile. Allora, potete unirvi? No, sei offline. No, ma mi sa che comunque il codice è 2760. 2760. Metto un bot. Ma sì, no, 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 aspetta. Ma chi è Polly?
Il bot? Forse. Come si unisce dal codice? Gioca? Vai online con gli amici, c'è il codice da mettere. Sì, c'è a destra. No, c'è la matita, non ti fa cambiare il nick, ragazzi. Ti fa cambiare l'avatar e quelle cose lì. Ti fa personalizzare l'avatar. Ciao, Giorgio. Inizia. Ecco. Lo metto il bot. Polity Snail. Ma sì, mettilo. Tanto alla fine non è che... Vabbè, amici, ma lo sapete che ieri sera sono infartato? Praticamente a luna e 59, non mi ricordo che orario era, ero ancora sveglio perché non sto dormendo. Mi arriva un messaggio con scritto: confermato pagamento da Amazon Lux. Ma Amazon Lux è Amazon, Ok, ma c'è scritto post estero. No, Lux, boh, non so, ok. Io pensavo che avevano la sede perché ci avranno la sede finanziaria magari in Lussemburgo. Però c'è scritto pagamento con post estero. Ecco, cos'è? Io non ho fatto niente. Io avevo ordinato una roba che costava 18,90€ e mi doveva arrivare il 6 luglio. Quindi ho detto, il prezzo non coincide. Qua c'è scritto post estero. Cos'è? Ho andato nel sito della banca, mi ero già preso dal panico. Alla fine, i risparmi di una vita. Che sono comunque 3-4 euro, quindi non vi conviene rubarmi. Nel senso, andate a qualcun altro con più soldi. E vado a guardare ed era il mio ordine che doveva arrivare il 6. Era effettivamente il mio ordine, dopo vari controlli, che doveva arrivare il 6, di cui mi avevano fatto uno sconto che non mi hanno detto, fino a 12 euro, e in più mi hanno cambiato il giorno. E quindi io non mi hanno detto niente, mi hanno fatto arrivare quest'ordine che non sapevo cos'era, con scritto post estero, quindi ho detto, boh, magari è una roba normalissima, ma io leggo post estero di un ordine che non credo di aver fatto, e dico, boh, la fine. Comunque io... giorni fa vi avevo detto che volevo raccontare una cosa, però non l'ho potuto fare. Prego. Io qualche notte fa, per la prima volta nella mia vita, ho fatto un sogno lucido. Ah. È stata un'esperienza incredibile. Lucido. Riflettente. No. Ah. È stata l'esperienza più strana della mia vita, penso. Per chi non sapesse cos'è un sogno lucido, è quando tu sei in un sogno... ma sei perfettamente consapevole che è un sogno e tutte le azioni che fai nel sogno le stai facendo perché le vuoi fare. Mm. Sì, 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 sono anche andato a controllare. Sei consapevole di quello che stai facendo. Sì, però non è che sai che sei in un sogno. No, non lo sai, io lo sapevo che ero in un sogno. Cazzo, le disse. Ho anche provato a svegliarmi, cazzo, ma non ci riuscivo perché non... Cioè, io fai conto che in questo sogno ero in un negozio di Gardaland. Ero a Gardaland, ma c'era un negozio di videogiochi a Gardaland. Io mi ricordo che mi sono ritrovato lì e ho iniziato a dire, ok, questo è chiaramente un sogno. E mi muovevo passo per passo come volevo fare. Io ho preso ogni cosa che leggevo, la leggevo, tutto quello che volevo leggere. Parlavo esattamente con chi volevo parlare io. È stato incredibile. Cioè, io mi ricordo che nel negozio di videogiochi ho preso Daylight per PS4, l'ho girato e ho letto tutta la descrizione. E lo volevo fare, lo stavo facendo perché ero curioso, sono andato lì a guardare. È stato incredibile. Quando mi volevo svegliare ho fallito 2 o 3 volte. Tipo, mi sono tirato degli schiaffi in faccia e non mi svegliavo. Ho provato a chiudere gli occhi, ad aprirli forte e non ha funzionato. La terza volta ci sono riuscito, sempre chiudendo e riaprendo gli occhi. È stato assurdo, mi sono svegliato e ho detto, ma che roba è stata? Non mi è mai successo. È ancora nel sogno, Marco, te lo dico. Sì, sì, ancora... Non è mai successo YouTube, Twitch, io sto ancora dormendo nel 2000. Ma è stato incredibile, ragazzi. Un giorno ci svegliamo in una cella di ibernazione. In realtà si chiamano sogni lucidi. Sì, è quello che ho detto. Ci svegliamo nel futuro, in realtà siamo degli alieni. Però. Guarda che c'è gente fermamente convinta che la nostra vita è una simulazione. Beh, ma è pieno di gente. Per alcune cose che succedono sembra effettivamente, cioè ti viene il dubbio. Per alcune cose che succedono. Si chiamano complottisti. No, però anche te ci avrai pensato almeno una volta. Tanto sull'origine della vita e tutto della vita c'è sempre da parlare. Sì, un po' anche la Truman Show. Io l'ho sempre, guarda che io da piccolo ero convinto. Sì, Truman Show, ma ancora adesso alcune volte sono convinto. Beh, più o meno noi siamo stati, cioè a fine. Bellissimo. Beh, come il Matrix che è uscito.
pieno di bug questa simulazione comunque. Però è stato veramente incredibile, ragazzi. Ovviamente non era un incubo lucido, ma un sogno normale. Ma perché mi devi... Perché fosse stato un incubo sarebbe stato... Cioè, cavolo. Cazzo, no? Eh no, perché ti sei avvicinato. No, io vado di carriera. Più o meno, C-Max. È una specie di Truman Show con la dichiara Ferragni, ma voluto da lei. Cioè, lo sa. 10. È una cosa voluta. Cioè, guarda, per farvi capire una cosa che era successa, grazie. Figurati, il primo tiro già gli devo dare i soldi, oh, incredibile, iniziamo. Per dirvi una cosa che era successa, mentre stavo sognando e stavo camminando a Gardaland, colpisco una ragazza mentre cammino, mi giro e Marco, gli chiedo dai, scusa. Scegli quello lì e via. Dai, vai. Gli chiedo scusa e lei mi fa, no, no, tranquillo, non ti preoccupare. Cioè, è stata una... Sono cose stupide, ma è una roba che l'ho fatta io. Io ho chiesto scusa perché aveva? Mi sentivo in colpa. Che volto aveva? Perché aveva... una persona non può immaginare volti nuovi. Allora, era una ragazza riccia, castana, non è la Francia. Deve comunque però assomigliare a qualcuno. Perché non era può una ragazza immaginare... riccia con i capelli castani e il naso a punta. Un po' a puntina. Probabilmente è un misto, perché non puoi... Non, adesso non mi ricordo. Non puoi immaginare... Vabbè, magari una ragazza nuova che ho visto nella mia vita, ma non so chi devo è. Devo tirare... No, non sono io. Non mi so fa... chi è. Ah, Mark, devi dire. Ah, scusate. A chi hai sfidato, Lizard? Minchia, 9. Tanto fai 10 con la sfortuna che ho io sto gioco, invece... Devo ritirare perché era troppo lento. Sì. Ah! Beh, molto meglio. Meno male, meglio. Meno male. Mi ridai i soldi che ho dato a Moro. Vabbè, scusami. Non ne ho, già. Ecco, sono già negativo, la porca. Porca miseria. No, ragazzi, non credo fosse una pornostà. Quelle tre che conosco le conosco, ve le saprei dire. E allora, quella cosa della stessa persona che molti sognano, quella è una delle classiche. Quello è un uomo. Sì, è un uomo. L'uomo quello pelatino. Russo, tipo un po' russo. Sì. Un po' pelatino, quello lì lo sognano parecchie persone. Ma secondo me è più un mito. No, che... allora semplicemente averlo visto in immagine ti condiziona, è certo. Sì, ma non credo sia un mito, in realtà credo che sia... È una condizione. Tratti... No, credo siano tratti abbastanza comuni, quindi... Più o meno, magari no, non è che sognano tutti quella persona lì, però sognano tutti simile a quella persona. No, lì, però quindi... c'è più gente che dice di averlo sognato nello stesso modo, ovvero sono in una stanza insieme a lui e lui li fissa seduto in un angolo. Ma perché hanno letto? Ma per questa lì, perché probabilmente quindi... l'hai letto e quindi poi l'hai sognato. Lì perché magari è condizionato. Sì, però è tutto condizionato. L'ornitore esplorato. Ma sono nuovi cosi. Mi sa che non avevo mai visto queste cose. Però è sempre suggestione. Non è che qualcosa. Ma lo aggiornano sto gioco. Ma come l'uomo, sì, l'uomo col cappello. Ma Gonzo si chiama. Lo detto adesso. Sì. Vabbè, Lieza, almeno te li sei ripreso. Sì, però c'è sempre quel debito del cacchio. Che pare che non viene tolto. Ma anche lui ce l'ha. Ma gli ho passato il debito. Scusami. No, anche lui è andato in debito. È a zero? Ah, era andato in debito, ok. Come l'ha comprata? Ah, ok. Adesso ho capito. Lo so, Frank, che ho letto poi, perché mi sono informato sulla cosa, che per arrivare a un sogno lucido ci puoi arrivare. Ci sono delle tecniche che ti possono portare a un sogno lucido. Che io non ho fatto. Cioè, io l'ho fatto completamente a caso. Io sono andato a dormire. Come ci sono, sì, come ci sono i metodi per indurre gli incubi. Cioè, ma quanto sta andando in debito sto imbecille? Io ad esempio quando sono svenuto domenica poi mi sono ricordato tutto quello che ho sognato in quei 30 secondi. Magari non l'hai sognato. No, era perché io dovevo, avevo detto a mio fratello, no, quando dovevo tornare a casa dovevo passare in garage per prendere l'acqua, no? Io stavo sognando... Quanti soldi ti sei fatto, Lieza? E io stavo sognando che eravamo a prendere l'acqua, però non ci siamo mai arrivati a casa. Incredibile sta cosa. E perché siamo, perché ero svenuto e poi no, stavo dico, come è possibile? Non lo so, non lo so. Io me lo ricordo sta cosa, stavo sognando che eravamo in garage a prendere l'acqua. Però in realtà ero svenuto. Ma, ragazzi, che ansia la testa umana. È il video del multiverso, sono due multiverso. Ho fatto giusto un passo, guarda. E va bene. Non so che dove sei stato negli ultimi 4 giorni. È tipo un Mario Party, no. No, è The Game of Life, no. È proprio... Ragazzi, è un gioco da tavolo. Un gioco da tavolo realmente esiste, esistente. Sì, sì, esiste. Poi chiaramente non funziona in digitale perché essendo il gioco da tavolo. Però è un gioco da tavolo realmente esistente. Ah, mi ha autofatto, grazie. Da solo ti sei dato le cose. Ha detto la macchina. Amici, io sto nerdando su Mario Golf. Nerdando? Comunque. Nerdando. Ludo, grazie, grazie mille. Grazie, Ludo. E si festeggia un anno esatto appena finito. Buono, buono, buono. Un bel esamone. Buono, buono. Grazie, grazie a te, bello. Grazie mille a te. E supporto. Figurati. Va bene, gioca.
però se non sono svenuto sentivo invece perfettamente tutte le voci intorno a me, cercavo di aprire gli occhi ma non ci riuscivo. Sì, anche quella è una brutta sensazione. Ragazzi, mi sono ricordato un'altra cosa del sogno che era successa. Avevo trovato c'era un punto lontano, in un angolo sempre di Gardaland, un ragazzino che piangeva. E io l'ho visto nel sogno, sono andato a vedere cosa avesse, no? E lui aveva detto che aveva perso i genitori. Io ve lo sto raccontando così magari mi dite come, da cosa è dipeso, magari sai che i sogni significano. C'era un ragazzino che aveva bisogno, gli ho detto, vabbè, adesso vediamo di trovarti la mamma, vediamo. Ho cercato di rassicurarlo. E poi passa la guardia di Garden e ha detto, guardi, c'è il bambino che ha perso i genitori, sta qua piangendo. E la guardia, che era un ragazzo coi baffi, col cappello, baffi alla Super Mario proprio. Sì, tipo gli occhiali e il nasone finto. No, aveva normale, però aveva la barba leggermente così e coi baffoni. È andato a prenderlo e l'ha portato al tipo il centro. E io mi ricordo che mi sono girato, mi sono ritrovato di nuovo di fronte a Gardaland e ho scelto io da che parte dovevo andare di Garda. Beh, mi ricordo tutto, ragazzi. È veramente assurdo. E poi magari ti rendi conto, il sogno magari ti ho fatto 10 minuti, perché magari ti ecco, quello non te lo saprei capitare. Dire. Quello non te lo saprei dire perché è confuso. Sembrano dei sogni lunghissimi, ma che poi sai dormire 10 minuti. E poi la maggior parte delle notti dormi 8 ore, ma non ti ricordi niente. Grazie, poi non dormo, per forza. Grazie mille, mi impediscono di dormire come si deve. E perché quello non è dormire, perché quello c'è il cervello è troppo. Ma sai la cosa strana, Liezar? Grazie. No, io ho appena fatto il regalo. Io mi sono svegliato ed ero stanco. Ciao, Bolubu. E io mi sono svegliato e avevo voglia di dormire. Non hai dormito. Ma no, ma in realtà tecnicamente il mio corpo dovrebbe essere riposato. Invece mi sono svegliato e volevo dormire, ero stanco. Il cervello non era a riposo. Non so se è normale quei sogni lucidi essere stanchi quando ti svegli. Soprattutto, io ho camminato parecchio nel sogno, quindi magari sì, boh, non lo so. Il mio cervello ha detto sei stanco perché hai camminato anche se per finta. Anzi, il tuo cervello in quel momento lavora anche un sacco. Oh, Stonks. Ma se sogni di morire ti si allunga la vita? No, non era così? No, se qualcuno... Se sogni un altro di morire gli allunghi la vita, se sogni te non vale. Io una volta ho sognato che mi uccidevano. Io di morire un paio di volte l'ho sognato, sì. No, io ho sognato proprio anche che più. Mi uccidevano. Voglio sposarmi con un bel maschione. Come il sognare di cadere, quello è tantissimo, una volta. Quello veramente tante volte l'ho fatto. Di cadere anche io, sai. Cadi nel vuoto e ti senti proprio che stai cadendo, però non riesci a svegliarti. Poi oh, poi... ragazzi, con i soldi sto andando bene. Che immondizia. Adesso, che sei, il giorno Marco. Della mia casa c'erano delle muove. Vabbè, normale, Carmine, da piccolo, è normalissimo. Vabbè, quello lì va là. Due, vabbè. Che mi piacerebbe ricordarmi di più i sogni, porca miseria. Gente che li ricorda tutti. Io non me li ricordo praticamente mai. Proprio 00. Io una volta forse ho sognato di perdere i denti. Mi è capitato una volta. Che in realtà vuol dire tipo stress o qualcosa del genere. Non mi ricordo cosa voleva dire. Poi non è che ci sto molto attento a queste cose, che mi fanno un po' tristezza. Mani mortacci, mi ha investito. Battagliamo. A 200.000 è tantissimo. Ma cosa, Hollow? Beh, ho sognato di essere infilzato da un unicorno scheletro. Ma sì, dai. Ma dai, ma il bot, ma questo pezzo di merda. Oh, e girati. Io da piccolo sognavo sempre di cadere, ad un certo punto mi sono forzato nel sogno di non svegliarmi e da quel giorno non ho mai più sognato di cadere. Hai superato la paura. Veramente abbiamo fatto 7 8. Con 7 ho fatto terzo. Che dire, ragazzi. Abbiamo già una marea di soldi. Io ho sognato di cadere al paese di mio padre perché sono tutte montagne, ma mi ricordo che nel sogno sono cascato e non mi sono fatto niente, però mi sono svegliato lo stesso dallo spavento. E mi sono tirato su e ho detto ok, non sono morto, ma il me del vero si è svegliato per dire che cacchio è successo. Ah, 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 ah.
stronzo di merda. Coglione. Ma lui c'ha dei debiti mai visti prima dall'uomo, comunque. Due, ce ne ha. Non è che Madonna, io l'ho fatti in tutta la mia vita. Perché ce li ha da inizio, dal primo giro, proprio. Oh, avete rotto i coglioni. Gonzo, su Camillo. Su Camillo, su. Ma tu hai quattro cose del libro? Sì. Che cazzo vado a investire? Che non ma perché non hai fatto il salvadanaio? Perché non c'ho una lira, Marco. Ma chi se ne frega, almeno avevi uno che avevi la corona sicura. Non c'ho... Sì, ho capito. Ma uno soldi. Tanto è poco. Cioè, di là ci vai per comprare le case, le robe. Vedi, invece scopo. E mi prendo un titto. Arcadia. Auguri a noi, un limone duro per Marco. Grazie. Ma come lo usi? Poi è duro. No, ma è duro, me lo tira in testa. Lo grattugi? Grazie alla stele. Un anno, grazie alla stele. La stele non l'avevi fatto tipo una settimana fa, la sub? No, beh. Solita roba. Può essere. Come alle Inghi, che vedrai che fra un po' rinnova. Top, dimentica perché. Faccio investimento. E va là. Meno male. Congelato, esatto. È buono. Bello fresco. Sì. Te lo sì, passo sì. Sul pipo. Che sfiga. Che volevo la casa io. 1-1-1. È la corona, va bene. Guglielmo Pell, grazie per i 100 bits. Grazie per il supporto, belli. Ok. Ah, per quello è vero. Cosa la stella? Beh, che è Christian De Sica di verità. Soldi ce li ho, valuti. Tu hai fatto 9 prima. Grazie per i soldi. Quindi vado a prendere la casa, tecnicamente. Quasi un milione. Ma eri dal mio stesso punto? Sì. Christian allora provate. Sì, ma io sto facendo un botto di soldi, ma non ho niente, ragazzi, comunque. Sono ricco, sfondato, ma non c'ho nulla, non c'ho... No, sogni sessuali non me li ricordo. Però minchia, da 220 a 500. Vabbè, anche qua però è più del doppio anche l'altra. Che bella la barchetta, però. Giustamente sono un granchio. Mi piacerebbe imparare a navigare. È una cosa affascinante andare in giro per i mari. Anche mari sogni... non per forza in mezzo, sperso nel blu, però anche lontano dalla riva. Costa, sarebbe uno bello. Dei miei sogni che non farò mai è imparare a guidare l'elicottero. Quello mi piacerebbe un sacco. Quello a me non me ne... Ti giuro, a volare proprio. Elicotteri, aerei, non me ne frega niente. A me piacerebbe un sacco l'elicottero. Ma come nei videogiochi, quando c'è da guidare... GTA quando faceva le gare degli elicotteri. Ma che palle, ma non voglio farle le gare degli elicotteri. Sarebbe un sacco. Pesci, grazie mille. Grazie mille. Che Tom, era più facile dire Tom. Ma grazie, Gonzo. Russo perché sono grasso. Moro russo ha un casino, sì. Ma non perché sei grasso. Russi un casino. No, è vero quello, Anche Franci russe, ogni tanto, ho però non è grasso. Ho avuto l'occasione di fare un giro in elicottero, che c'era una festa del volo, però che costava 100 euro per tipo 5 minuti di giro. Era un po'... diciamo che erano un po' tanti soldi. Io russo pure ogni costa tanto. Io russo un sacco. Io un sacco no, ma a parte il fatto che quando dormo con Moro non è possibile russare, perché lui ti batte, ti alza i non decibel dorme. Più di te e ti svegli per non forza. Niente, non non è vero niente. Più mai testimonianza successo. Abbiamo qua, La roulette rustica. Ma la spia finisce da zanno. Non è che ho detto che scoreggi, ho detto che russi, se succede a tutti. Beh. No, tu che c'entra? No, tu sei fuori dal gioco, comune. Che era un pelo e riprendevo le imposte. Però tipo navigare mi piacerebbe un sacco. Ma due? Vabbè. Guarda che la casa non ce la faccio più. Minchia, Vetto, navigare io non avrei voglia probabilmente, però andare... No, ma perché non sono capace più che andare altro No, ma non avrei... Cioè, essendo capace non avrei voglia di... No, farei più una crociera. Farei più anch'io forse soffro di una crociera. La crociera sai che... Cioè la sarebbe crociera è figa la crociera. Però sei un hotel in mezzo all'acqua. Sì, vabbè, è vero, Delphi. Come se fai in un hotel a 5 stelle che però vedi posti nuovi. Sì, quello lì, il concetto sì. È figo. Beh, però non lo conto come un viaggio in nave. Sì, no, beh, è un po' diverso. Perché sì. Quando sei nella crociera sei dentro un edificio, non sei... Quasi non te ne accorgi. Che se c'è il mare calmo non te ne accorgi. Esatto.
E invece tipo andrei più volentieri nel, cioè come passeggero in una bar, in uno yacht sarebbe figo. E vaffanculo. Io la crociera la farei dire, tantissimo. La crociera è intrigante, costa. È intrigante. Oddio, non costano più tantissimo. Quello l'ha fatto 10. Vai. Non costano più tantissimo le crociere adesso, anzi, poi in questo periodo te le tirano dietro perché non ci va nessuno. Ma le mie case. Una settimanina nella una crociera nel Mediterraneo sarebbe figo, tipo Barcellona, l'Italia, la Grecia. Ma Franci, ma non è vero che ti rompi le palle. C'è talmente tanta roba. Ma no, ma c'è roba da guardare, poi dentro è un villaggio turistico sul lago. È veramente talmente tanta roba. Ti rompi le palle se appunto non te ne frega un cazzo del villaggio turistico. Anche io sinceramente non me ne No, vabbè, ma lo fai una cioè non è la mia vacanza ideale, ma lo farei volentieri. Io lo farei boh, sinceramente non ho interesse. Io sì. Magari a me piace più... magari più da anziano lo farei, cioè più verso là con l'età magari lo farei. Tu pensa che un amico di mio padre, il primo che si è ammalato che abbiamo conosciuto noi di Covid, aveva appena fatto una crociera e l'ha preso lì, perché c'era uno della perché non si non sapeva. So se era delle cucine o di che cosa che aveva il Covid, non lo sapeva perché eravamo all'inizio, sì. E l'ha passato a tutti e lui si è fatto il Covid subito proprio, è stato malissimo, l'hanno ricoverato. Ed era la prima crociera che faceva in vita sua, poraccio, questo qui la prima volta che faceva una crociera ha preso il Covid. Che non c'era prima. Tipo tirare. Ma ancora sto gioco? Ma quanti no, cazzo di Franci, soldi? Vengo al concerto di Blanco io. Ma chi è Blanco? Non ci vengo al concerto. Mi piace Blanco, ma non voglio andare a concerto. Che cazzo sia. Ah, comunque la crociera. Però sì, pareggio, magari, gira magari di nuovo. Quando tipo si è in pensione, magari forse anche più fai Lietar, dobbiamo combattere. Probabilmente te la godi di più. A me piace un botto Blanco, ma non voglio andare al concerto. Secondo me non c'è gente troppo per me. Perché è un drogato, Marco. No, però secondo me c'è gente che fa casino troppo. Io sono anziano, non ce la faccio. Ragazzi, l'abbiamo fatto nel Covid divertente, ma veramente una tanto. Sì, ma infatti non dico di farla tutti gli anni. C'è gente che la fa tutti gli anni la crociera. Una volta. No, ma io lo farei una volta nella mia vita, giusto perché giusto per provare. Boh, lo fai, vedi com'è. Comunque, poi magari mi fa schifo, non lo faccio infatti, più. Se ti fa schifo, non la fai più. Poi dipende anche quanto costa, perché se devo provare una cosa che però mi costa 3.000 euro, non la provo. Beh, una crociera ti costa 2.000 euro, ma come se vai in un albergo 5 stelle, cioè è normale che ti costa... Non la farei anche perché adesso non avrei la possibilità. No. Devo risparmiare ogni centesimo per la casa. Io adesso vado in Giappone, quindi... Esatto, nel senso... piuttosto vai in Giappone, ok? Sì, ci vai 2 settimane in Giappone. Ah beh, no, allora, aspetta. Sì, io l'ho detto che se devo spendere 2000 euro per una crociera, sinceramente, piuttosto... dovrei andare da... quello a parte... No, a parte perché non mi lo interessa davo neanche... per scontato, quello, non mi interessa neanche i... cioè, con la crociera visiti i posti di mare, alla fine. Sì, no, ma piuttosto lo farei no, ma quello lo davo per scontato. Io ho detto, se uno mi dice, la faresti una crociera? Non gli direi no, perché mi fa schifo. Lo proverei, però ovviamente se avessi quei soldi per andare in Giappone, ma 10 dalla a 0 me ne vado in Giappone. Ma... anche America, cioè comunque ma in America, ma tu anche in un posto sì. Bello europeo, piuttosto. Sì, ovvio, assolutamente. Tipo l'Olanda, mi è sempre piaciuto, mi è sempre voluto voglia di visitarla, andrei in Olanda. A parte le canne. Ma perché ogni volta? È vero, ma si luci rosse. No, quello non me ne frega molto, devo essere sincero. Ma io invece sono curioso, non di andare a provare, però... Vabbè, è un'esperienza che quella, è una realtà. A vederle. Sì. No, ma è un bel quartiere, poi, in teoria, a vederli no? È comunque un'esperienza. Quindi non è che devo andare lì nel quartiere col pisello di fuori... Ma no! A farmi le sono locali, dire, anche quindi... carini da vedere. Esatto. Per le miniote. Bellissimo scultore di gelato mio. Cosa vuol dire scultore di gelato? Non lo so, ma lo voglio fare. Non esiste, Marco. Sono CR7 ora, non più il 10. Ecco qua. A posto. Ho ripreso metà dei soldi che ho speso per aumentare il lavoro. Laborzo. Chissà cosa ha scritto Ponzio Pelato. Che è stato censurato. Ho risperduto in L. Magari ha messo un punto vicino alla serato link la... A me piace l'Olanda, mi affascina come posto. Ma sinceramente sott'acqua. Tra quelle europee, quella forse è quella che mi affascina di più. Ma io andrei molto di più in Inghilterra, in Francia, in Germania.
No, la Germania non me ne può sbattere. Berlino, secondo me, è una delle città più fighe del mondo. A me mi ha fatto molto cagare. A parte il fatto che già mi hai detto città, e io non andrei in città, meno che non è New York. Non me ne frega. Cosa vai a vedere, scusa? Olanda. No, in Olanda c'è tanti panorami, c'è tanta acqua, tanto verde, città, tante casette particolari. Sono diverse comunque. È una particolarità di metropoli. Okay. Sì, beh, così. Beh, Amsterdam ha la sua. Sì, però minchia. Cioè, in realtà tipo anche Parigi, pur essendo... Londra già interessante. Londra sono d'accordo perché è particolare. Parigi, pur essendo una metropoli, abbiamo visto anche da Jogesser che c'ha dei posti che... Non diresti mai. Ma perché è estesa, molto estesa anche Londra. Sì, ma c'è un po' di tutto, cioè. Sì. La Romania sembra bella, sì, da però no, io andrei in tutto il nord, in realtà. Tipo l'Inghilterra andrei in Scozia, da quelle parti. Bello. No, allora, la Scozia, ti giuro, un botto. Poi, con tutti i castelli, quelle cose lì, bellissime. Tipo, anche l'Irlanda mi Edimburgo. Un sacco. Edimburgo è... Ma ci sono tanti posti. Edimburgo è magnifica. Edimburgo ci vogliamo... Cioè, ci voglio andare un sacco. È troppo bella, è veramente troppo bella. Sono tanti posti da vedere. Sì, ma tanti. Anche il nord Europa. Ma cioè, poi c'è fresco. Finlandia, infatti. Norvegia, Svezia, tutte quelle parti là. A me piacerebbe, uno dei miei sogni, mi piacerebbe andare a vedere l'aurora boreale prima o poi. Mamma mia, Liezar, tantissimo. Bello, io volevo andare, come si chiama il villaggio di Babbo Natale lì, dove c'è... Sì, anche lì la vedi, sì. Come si chiama quel posto? L'avevo detto qualche live fa, che volevo andare lì, volevo andare. E l'ho messo nelle mie mete in cui voglio fare prima di morire. Rovaniemi, sì, Rovaniemi. La Lapponia, no, ma si chiamava proprio... No, era... Rovaniemi è la zona di... Lapponia, sì, è generico, io dicevo proprio... Pensa che vorrei andare a Caponordo con la moto. L'ha fatto mio padre, l'aveva fatto. Quando era giovane. Era andato... Non so se era No, forse era arrivato in Danimarca. Era arrivata in Danimarca in moto. Da no, era Lapponia, ma non si chiamava in un modo specifico. Sì, era Rovaniemi, ha ragione Liezar. L'aveva fatta tutta in moto, ci aveva messo un po', però si parla di 50 anni fa, ovviamente. Ma perché sto facendo tutte queste cose piccole io? Poi sono il tipo che a me piace più andare a visitare... Andiamo in crociera, guarda, l'ho detto! Tipo c'è in Inghilterra... non troppo, sì, non troppo distante da Londra. Ah sì, anch'io Francia. Andiamo. Cioè, la Crew ogni tanto mi fa vedere le foto di sto villaggetto che è fatto tutto di... Come si chiamano quelle case così? Di catarro? No. Male. Meno male. Tutte quelle case fatte di mattoncini con... Vabbè, ce ne sono una marea. Con l'edera. Però. Sì, sì, sì. Sì. Tutte robe così. No. Dei cottage, tipo, no? Col fiumiciato, che probabilmente viverci credo sia una sofferenza terrificante, però sono veramente belli, sono veramente incredibili. Wow, tanto a tombola non mi raggiungi, Liezar. Ma ripaga i prestiti, cazzo, è piuttosto così, magari mi avvicino. Parigi mi piacerebbe un sacco. Io purtroppo per ora ho visto solo... La Francia solo... mi interessa relativamente. Ho visto solo Londra per ora e Barcellona di città in Europa, perché poi ho visto Tokyo, vabbè. Però io sono stato in Svizzera, ma chi se ne frega, perché fondamentalmente dai... No, vale. Vabbè, ma la Francia non l'ho vista per davvero. L'Italia non la considero perché vabbè, ok. Questo posto che dico io era proprio particolare, era. In Scozia sì, sono simili, cioè sono così. Ah no, visto che Vienna, ho visto. Però no, c'è questo paesino è proprio particolare. Adesso se ce la faccio lo ricerco perché... Aspetta, Il mio obiettivo è vedere come Berlino, Parigi, New York mi piacerebbe un sacco. E l'aurora boreale, poi vabbè, tornare in Giappone, ma quello... L'Australia non lo so, ce l'ho sempre lì, però... Diciamo che l'Australia c'ho anche un po' paura per tutti gli animali molto cattivi che ci sono. Ma andresti ma non in sicurezza, ma ci sono anche in città, qualsiasi cosa è ci sono anche in città. Ragazzi, io sono un botto di soldi. Anche una formica in Australia ti mangia, quindi... Ma devi fare tutti i vaccini, poi... No, i vaccini non credo... No, ci sono proprio animali velenosi. Vado rischioso io. Provo. Faccio due passi, vado nel rosso. Rompello. Poi in realtà Parigi è anche abbastanza fattibile, perché in un'ora di aereo se la... non è... No, sono d'accordo, mai andare in estate a Parigi perché è terribile. Come nessuna città principale. Anche ho preso Berlino due bimbi. Sarà calda, anche Londra, anche Tokyo è bollente d'estate.
Ho comprato due bimbi, sì. Guardate che Tokyo in estate ha tipo il 90% di umidità, perché lì tutte le case hanno i condizionatori, quindi figuratevi che umidità c'è fuori. Chissà se arriverò secondo anche questa volta, che sono l'eterno secondo di questo gioco. Ah, e anche un altro posto dove mi piacerebbe andare, però quello lo farei se vado a Parigi, andare a vedere le spiagge della Normandia, dove c'è stato lo sbarco. Quello mi piacerebbe un sacco. Può essere affascinante. Come quello, no, perché mi è sempre piaciuto quel, cioè, piaciuto tra virgolette, nel senso, quel periodo lì. E vedere le spiagge, c'è stato mio zio, ha detto che comunque è figo, figa le zone. Ci sono anche poi i musei e tutto. Io purtroppo ho viaggiato sempre poco. Cioè, sono andato in Italia, ho visto tantissima roba. Fuori dall'Italia no, proprio mi manca. Gioca Sudoku? Non ho mai preso neanche l'aereo, quindi non saprei. Io l'ho preso, ormai l'ho preso, tra andata e ritorno l'ho preso 2, 4, 6, 8 volte. E uno è stato 11 ore, tra l'altro. Sì. E quel giorno lì l'ho preso due volte, perché sono andato ad Amsterdam e poi da Amsterdam a Tokyo, quindi... Che la prima aveva fatto vedere sto qui, sto youtuber, che lui va in giro in bicicletta. Biciclena. In bicicletta. Mi ruba la corona? No, è uguale a me. Vedere se era questo. O se è Michelle, anche deve essere figa da vedere se... È un particolare. In bicicletta. Comunque dopo questa partita direi cambiare, facciamo qualcos'altro, tanto non è che posso... No, ma in realtà possiamo tenerlo lì sottofondo mentre si cicciare. Non saprei cos'altro fare. Chi si stavano caccherando tranquilli, è bello anche lì tenerlo sottofondo. Norvegia puoi fare il giro dei fiordi, ma quelle sono tutte cose fighe. Il problema è che, allora, uno si prende... Perché se vinco non voglio perdere la streak. Uno è talmente ricco che vive viaggiando, che è quello che... Grazie. Che sfondo. Se potessi fare, lo farei subito, vivere viaggiando. Cioè, non avrei mai una casa fissa, andrei in giro. A me non piace troppo. A me piace. Io sono un po' sedentario. Cioè, mi piace visitare, ma sono sedentario anche un po'. Quindi voglio tornare nella mia comfort zone ogni tanto. Kerry, se immagino, se tu hai viaggiato tanto, cioè, è figo vedere tutti i posti. Se hai la possibilità di farlo, è veramente tanto figo. Lì, Vector, c'è un mio amico che conosco da un sacco, si chiama Nicola. È andato in Giamaica, lui appunto è rimasto. Sud America non mi ispira tantissimo. America non è tra le mie mete, però è forse bello. Sai, magari forse il Perù o il Cile, cioè sulle Ande, più che Brasile, Argentina, così, più dall'altra parte. Dipende dalla città. Non lo so, non sono troppo ispirato anch'io, a meno di robe particolari, tipo che cacchio ne so, tipo grandi opere. Vabbè, ok. Beh, Machu Picchu. Machu Picchu, minchia, tantissimo. Ma lì è Perù o Cile, non mi ricordo. Io ti dico, la Sud America mi piace genericamente, ma non ci andrei. Non è tra le mie mete più ambite. Più che altro perché lì vai lì e visiti più o meno solo quello. Cioè, in realtà no, perché noi veniamo dall'Italia, quindi lì è tutto diverso. Quindi è bello visitare tutto. Va bene, gli azzardini questi soldi. Comunque, semplicemente, come ho sempre detto, come dico da due anni, se avete l'occasione andate a Hiroshima, quello sì. Se potete andate a Hiroshima. 100k, via. Non è facile, cioè, sembra dirlo così, però non è facile, però se andate in Giappone cercate di fare un passaggio a Hiroshima. Comunque, su Google... Ma non costa così tanto fare. Su Google, se cercate... Io ho speso 2000 euro, ho speso. Quanto hai speso tu? 2000? 2002. Ma con anche le robe che hai comprato lì? Con anche lì. Il treno per andare in Hiroshima, che costa 300 euro solo quello. Quindi, alla fine con 2000 euro, due settimane a Tokyo te le fai. Anche meno. Stando solo a Tokyo, meno di 2000 euro. Spendo. Compreso cercate tutti, anche mangiare. Sono l'intorno questi villaggetti così proprio caratteristici. Cotswold. Ah, bello, Kerry. Cioè, Cotswold? Sei stato, in certo senso, fortunato, Kerry. Cotswold. 2000 incluso l'aereo, sì, io ho pagato 700 euro l'aereo. Cos'era? Circa 700-800 euro l'albergo. Come si scrive, Moro? COTSWOLD. Ho preso la Shinkansen, Questo è in... a Londra, in Inghilterra? In Inghilterra. Ah beh, mai piacciono ste cose. Grazie Marci. Grazie Marci. A me piacciono un botto ste cose qua, tantissimo proprio.
Però pensa che umidità e che zanzare di merda che ci sono lì. Vabbè, ci avranno qualche rimedio in casa, immagino. Qualche zampirone. Magari non è una roba dove ci vivono per davvero, è solo turistica, ti immagini? Ma dietro non credo, vuote le case. No, in realtà non penso sia neanche troppo turistica una roba del genere. Ah, tocca a me. È troppo difficile girare in sto gioco, mi fa male. Sapete di cosa mi sto appassionando io? Di tutti quei post, quei account Instagram, dove hanno tipo le cabinet, no? Le casette fatte in posti arrivato. Particolari. Ma non c'ho un cazzo, come sono arrivato? Ma che disgrazia di merda. Madonna. Ma che merda, che 100 io ci ho fatto. Potevi farci un po' di più, se finito. Che imbarazzo. Le casette piccole in posti particolari, tipo in mezzo alla foresta. C'è il programma, non mi ricordo, su Fox o D-Max o uno di quelli lì, che fanno, c'è il programma di le case piccole, di comprare le case piccole. Alcune sono veramente fighe, tipo in 40 metri quadri, però c'hai tutto ed è veramente figo. E costano un cacchio, perché costano tipo $70,000, $80,000. Io ho visto quello delle micro, in America, delle micro case proprio. Sì, quello delle micro, sì, allora non sono tanto micro, sono... Anch'io lo voglio lavorare. Io ho visto proprio quello delle micro, che sono della grandezza di una roulotte, praticamente. Però c'hanno tutto, cioè... Ho capito, cioè, sì. Sì, è difficile viverci, ok? No, io parlo infatti di case, tra virgolette, medie da 50 metri quadri, che comunque ci vivi, cioè, magari su due piani. Non è male. Ciao, Otacon. Io adoro guardare quelle casettine lì. C'è un account Instagram che si chiama qualcosa con cabinet, non mi ricordo. Che gli guardo tutti quei posti, io dico, boh, io vorrei passarci una notte in ognuna di questa casa. Una notte, ci fai una notte per avere un'esperienza strana, in mezzo alla foresta, in mezzo al ghiaccio, in mezzo al... Ma ci sono un sacco di quelle robe lì, anche a me piacerebbe. Ci passi una notte, perché non è che... Sì, non è che ci fai chissà, anche perché sei in mezzo al niente. Sì, giusto per l'esperienza. Beh, Zara, complimenti. Ma dai! È giusto l'esperienza. Quanti sono, scusa? Ma tutti, sta partita. Andiamo di là. Servono soldi ormai. Comunque, vi dico, ho visto un po' di aeroporti e quello che mi ha fatto veramente più cagare è stato quello di Parigi. Di Parigi mi ha fatto veramente schifo. Quello di Amsterdam è stupendo. Quello di Londra, ho visto però quello lontano da Londra. Aliezer potrebbe vincere comunque, anche... quindi arriverò secondo anche questa volta, ragazzi. Come tutte le altre volte. Quello di Parigi mi ha veramente fatto schierare il Charles de Gaulle, quindi quello principale mi ha fatto un po' schifo. Marco, t'ho fottuto. Io non ho niente alla fine, ragazzi, ve l'ho detto. Non c'ho nulla, non c'ho. Grazie gatto, grazie per il Rise. Gatto. Ma quindi domani mattina volete ficcarvi? Perché domani vuole fare anche lui Sea of Thieves, quindi me l'ha detto ieri sera, quindi potevamo intrigarci. 4 ore senza no, 4 ore ancora no. No, è che lui voleva rifare le missioni. No, di... rifare le missioni assolutamente. No, noi al massimo facciamo sotto normale. Sì, noi volevamo fare sotto normale. Ma anche 4 ore di sotto normale non le rifarei più. Cioè, no, sinceramente non le rifarei. Matteo. Non credo abbia detto così. Io sono stato in Cappadocia. Dov'è la Cappadocia? Io sto bene, Ricky, grazie. Sì, non ho avuto. Che... Non mi fa neanche male quel braccio. Sono abbastanza. Speriamo continui così. Non ho avuto. Cioè, non ho avuto granché. No, io ho bisogno di. Cosa mi conviene fare? Lista desideri forse mi conviene, che devo aumentare, devo prendere almeno e una corona. E io, Ricky, c'ho sempre questo cerchio alla testa. Non riesco a toglierselo, è incastrato. Sì, è un cerchietto qua intorno. Va bene. Ma neanche una roba che mi serve, vabbè. Okay, gatto. È fattillo tu, gatto. Che ti devo da dire? No, ma è bello sotto, però sono tante ore. Cioè, più che altro di una roba che ho già fatto, effettivamente. No, sì, rifare le missioni... Perché è la roba che possiamo fare insieme, gatto, più facile quella lì, quindi mi fa sempre piacere. Darkness, l'Insider. E io l'ho provicchiata l'Insider Preview di Windows 11, l'ho provata nel portatile. Gatto, facciamo Mario Golf. Sembra molto carino. Ha un po' di Ubuntu, un po' di... Ha sempre ridere, Ubuntu. Sì, un po' di Mac.
c'è il menu, praticamente il menu start adesso è quello di Linux, che usano spesso su Linux. Sì, ma non 4 ore, gatto, non facciamo 4 ore di software. No, facciamo 2 ore, no? Noi. No, 2 orette. 2 ore va bene, sì, perché ti fai, se la vuoi missione, farle, poi dici tu. Fai la missioncina in 2 ore, se a posto. Merda, e c'ha. No, però le missioni leggendarie lì, fermo. Malediction. Ciao, Metto, buon pranzo. Dabin c'è. No, non era Vector, era un'altra persona. La sera, tra l'altro, ricordatevi FIFA, che era, sarà Metto, la penultima volta di FIFA 21. 21 stiamo giocando noi, sai? Sì, non vedo il launcher dei giochi. No, chiedi il launcher dei giochi. Perché è sempre l'anno dopo, l'anno prima. L'applicazione Xbox, vabbè che adesso non so neanche se c'è tutto. Ragazzi, saremo... Questa sera ci sarà appunto FIFA e ci sarà poi l'ultima volta settimana prossima in cui non ci sarà neanche Moro per l'ultima volta. No. Quindi vinceremo tutte le partite. E poi pausa fino al prossimo FIFA, sì, amici. Perché tanto esce tra 2 mesi il prossimo, quindi. Tanto questo mese esce Formula 1, vediamo un po'. Esce Formula 1, sì. Ma quanto è indietro sto bot? Ma tanto, cioè, guarda che io ve l'ho detto, tra neanche secondo arrivo. Visto che siamo in tanti adesso, ricordatevi domani dalle 17.30, mi raccomando, quindi arrivate un attimo prima, ci guarderemo assieme con Prime Video il film La Guerra del Domani, che esce proprio domani. Quello con Chris, sì, Pratt. Dalle 17.30. Dalle 17.30 fino alle 20, quindi se anche volete vedere la partita ve la vedete tranquillamente. È dopo. Sì, è dopo. Fatto anche apposta, perché la vedo pure io e devo anche andare a raggiungere, no, l'abbiamo fatto meta, apposta, quindi così finisce alle 20. Tranquilli. Avete tutto il tempo. Se, cioè, se faccio in tempo io, che devo farmi anche mezz'ora, esatto, 40 minuti di macchina, cioè, fate anche voi che siete a casa vostra. Tranquillo. Avete tutto il tempo. Tra l'altro adesso ho iniziato anche il rollout ufficiale dell'applicazione di Twitch per telefono. Esatto. Che poi si potrà vedere il watch party anche da telefono. Quindi. Quindi siete al bar con i vostri amici in attesa della partita, potete comunque con le cuffiette isolarvi da queste amicizie. Sì, sì, per 2 ore così al bar, sì, nel telefono così. Esatto, poi guardate la partita con i vostri amici, fate un po' di socialità. Però prima i termoti. No, non ho preso un pisello. Dai, un cuore. Oh, l'aurora boreale lo volevo fare, tanto non la raggiungo lo stesso, vedi. Ormai è troppo tardi, niente. Però mi raccomando, dovete avere Prime Video. Non c'ho la corona, non c'ho nulla, non c'ho, sono solo ricco senza... Vedi la ricchezza, ti porta a stare solo, senza niente. Guarda, sono pieno di soldi, non c'è niente, non c'è intorno a me. No, c'ho la moglie, 2 figli, però... Questo gonzo arriva. No, ma noi facciamo punti così, va bene, lascia perdere. Ma intanto più di così non è che si può fare... Io posso fare tutti così. Cioè, no, lui ha 7 in realtà. Ma se lui ha 6 con i libri, però. Egli è 7. E prende pure i soldi. Però lui c'ha 2 debiti. Vabbè, sono 100.000 in meno. 2 debiti, eh. Cancellazione del tuo abbonamento? Ah, niente. Ma porca puttana! Ah, non ha girato. Aspetta, che culo. Porca puttana! Ma che tu hai 7. Cacchio, dovevo prendere i libri. E per quello. Porca vacca, devo andare avanti. Marco può prendere i cuori. No, no, prendo un cacchio, io non prendo. E poi comunque che se ne prendevo uno di cuore, quello lì è già a 7, quindi c'è la priorità avvicini, lui. Sì, però ti avvicini, sai. Tanto adesso farà 10. Arriva tranquillo questo. In pasta non si può rivedere il film, potete vedere noi che commentiamo in caso vi sincronizzate. Vi sincronizzate, voi, ragazzi. Vi sincronizzate voi col vostro Prime, ve lo vedete. Sì, poi noi lo potete faremo un 3-2-1 all'inizio del film. No, non c'è il libro. Così che potete partire insieme anche in pasta, però è una roba che ci si guarda in diretta, che è più bello. Sembra un film carino, poi c'è la Yvonne. Sembra solo per Yvonne la sto guardando. Vuoi mettere? Io per Chris Pratt. Anche. Scusami. Vabbè, oh. Non mi piace neanche troppo. Perché ti chiami The Mark? Che domanda strana. Perché si chiama Marco? Perché mi chiamo Marco e da quando sono ragazzino che per loggarmi nelle cose mi chiamo Mark. Quando esce domani? Esce domani. Ce lo guardiamo proprio al day one. Sì. La guerra del domani che esce domani, penso. Moro ha già più senso, effettivamente. Morelli, beh, anche Mark. No, nel senso, Moro ha già più è senso. È più comune il mio. Il mio è comune, Mark si ritrova un boss. Che cazzo vuoi che ha vinto? Io non c'ho non c'ho una lira e non c'ho una corona. Non sono neanche il più ricco, cioè proprio zero. No,
io di questi non ho marea. Va bene. Ah, però anche lui ne aveva tanti, eh. Marco. No, io non vinco. L'hai presa nel ma io l'avevo detto già da mo che avevo capito come era andato. Ho stravinto. Ah no, i prestiti. Vabbè. Babba mia. Sono stato un abbastanza neanche surfista. Secondo questa volta, neanche secondo. Paolino. Lino! Mi sono stiracchiato. Ma Lino, comprati sto gioco e vieni a giocare con noi, dai. No. No, Lino, non lo fare. Non lo fare. È bello, però non lo fare. Non c'è bisogno. Ah, l'ho Lino. Cambiato la cosa. Devo stressarmi pure giocando a The Game of Life, mi sparo, dai. Allora, Lino, comprati una PlayStation 5 e tienila lì. No, Pier, ma che cosa? Ma sei pazzo? Ma scusa. Mi vuoi uccidere, Pier? Da Overwatch. Bello, ha fatto il suo tempo, i tempi. Si giocano tre persone ormai. Ma non è vera quella sì. Cosa, però. Io non ci gioco, quindi ci giocano tre persone. Ma facciamo qualcosa, facciamo un altro giochino. Non è che dobbiamo che legarci. Ma non lo so, fammi vedere, cosa abbiamo. Me l'ho preso bene a parlare. Ma va bene, ma parliamo lo stesso, mentre parliamo. Ma tanto perdo sempre, io. Che ci ma perché sei fa? Scarso? Se mi trovi, non è che se mi trovi un... Ma ero fortissimo qua, ero un milionario, ho fatto schifo lo stesso. Se mi trovi un gioco alla svelta, ti do due minuti, Marco. Troppo. Ma che mi dai il tempo? Non sei nessuno, Moro. Vedi di rilassarti. Sì, ma l'abbiamo fatto ieri sera. Sì, non mi fa vedere... Fatto sera, lì. Perché non mi fa più vedere, no, i miei giochi installati? Mi ha tolto la spunta Steam. Non mi fa più vedere i miei giochi installati. E io? E dov'era? Non la trovo più. L'ha spostata. Ma Ricky, tranquillo. No, non mi ricordo dove era. Non è che l'ha spostata. Overwatch 2. Overwatch 2, vediamo. Ah, ecco, ok. Vediamo, possiamo fare Firefighting Simulator The Squad. Spegniamo un po' l'incendio. Ma non lo facciamo da un boss. Era bellissimo. Installato, era bellissimo. Era. No, non lo giocavamo più perché dovevamo riniziarlo da capo. Fammi di installare Formula 1, tra l'altro, che non serve più quello. Anche perché c'è quello nuovo. Possiamo fare Golf with Your Friends. Ma quello lo terrei per una sera. Anzi, a proposito, riscaricatevi Golf with Your Friends. Che magari una sera lo facciamo. Anche magari quando non c'è morto. Tanto streama Marco, tanto perde sempre. Quindi. Ah, io non capisco questa cosa. Niente, giochiamo di nuovo a Game of Life. Voglio la rivincita. Comunque scaricatevi, dai. Scaricatevi Call of Duty Your Friends, in caso. Poco sta, l'avevo fatto nella mia live un martedì. Guarda, Euro Truck Simulator 2 in realtà potrebbe arrivare American Truck, perché sembra che mettono il multiplayer ufficiale, quindi potrebbe essere interessante. 21:50. Come non ce l'hai col figlio Fans Katia? Questo era un euro. Ma l'hanno anche ce regalato, pass, forse. Anche. Ma no, forse l'hanno anche regalato. Una signorina mia. Un signor Luke. C'è Luke, perfetto. Con il PG che aveva Luke, tra l'altro. Ma è vero. Ma è Luke marrone. Non è che è entrato Luke. Fammi vedere. Non è entrato Luke, confermo. Perché era effettivamente il suo PG. No, allora ragazzi, voi non avete idea di io vedi vi ricordate Franci pubblica? Franci su Golf with Your Friends, no? Ma chi è questo? Res pubblica. Ma è entrato uno, fuori non lo posso della cacciare. Chat, della chat. Non lo voglio. Magari bestemmia, no? Comportamenti cattivi. Mettiamo pronto svelti, dai, 68-70. Joshua. Dai, vai. Posto. Cos'è che volevo dire? Ma non sono verde. Ah, che Franci su Golf with Your Friends era terrificante. L'ho fatta giocare a Mario Golf, a momenti mi spaccava la Switch. Cioè, veramente la roba più allucinante della Terra. E in real life è ancora peggio nel minigolf. Ma non ho il mio avatar, volevo la zucca io. Vabbè, inizierò io. No, è vero, quello di Game Pass non è cosplay, è vero. Che carriera, via, cosa, subito. Cioè, carriera sportiva, PC. Atleta, via. Se riuscite a comprarlo... Ma allucinante, Francesca. Respubblica, adesso il discorso vale per tutti. Adesso capisco che
volete giocare con noi e tutto, però se lo l'avremmo detto, non infilatevi così, non serve. Ma porca miseria, partita malissimo, sta cacata. Vabbè, santa mia. All'inizio ho fatto un passo fuori dalla zona. Questa 7 euro col figlio gioco non ha senso, non ha. Controllate, magari, perché magari in sconto su Steam, ogni tanto vai in sconto. Adesso dovrebbe essere in sconto, cioè, però li paghi le tasse, non le aumenti. Voglio pagare. Pago quelle nella vita vera, devo pagare pure qua. Ma che karma. Minchia, tra poco dobbiamo pagarle. Eh sì. Diventeremo poveri. Ancora di più. Ma che merda sono, scusa. Bello, fai la popstar. Sì, ma 30.000. Però ne paghi 10 di imposte. Ma guarda, no, andiamo all'estetista. Sì, già l'estetista. Per animali, eh. Sì, per animali. Ah, beh, bello. Ma, ok. Sì, è anche nel Game Pass con Final Fantasy, ma non puoi giocare con chi ce l'ha su Steam. Quella è una cagata. Tra l'altro anche di funzionare a server, non capisco come non sia possibile. Sì, non ha senso. Queste cose veramente non le capisco. Tra 9 su Steam. Mi sono comprato l'apparecchietto per vedere se ci saranno le microspie. Ma l'hai già detto ieri? Ma non l'avevo preso ieri. Ah, ok. Oggi l'ho preso. Lo prendo, ma arriva domani. Così posso andare. Pensa se segna anche i vostri dispositivi e vi incasinate in giro a cercare sì, le robe. Se siete i vostri dispositivi. E allora, vedi, la fine. Vabbè, li metto tutti da una parte, poi vado in giro. Ma poi c'ha. Progettista di videogiochi. Funziona che c'ha un così, una lente rossa con dietro dei LED che lampeggiano. E te devi mettere l'occhio lì e guardare in giro. Perché con i LED che lampeggiano e questa lente rossa, vedi gli obiettivi delle telecamere. È un videogioco, eh. Vedi gli obiettivi delle telecamere perché ti riflettono. Sono dei. E tu passerai mezza giornata a fare sta cosa che sicuramente sì, non funzionerà. Secondo me funziona anche come lettore MF per gli spiriti. No, perché poi se, ovviamente non troverai nulla e quindi dirai ma funziona e quindi non ci sono oppure non funziona. Però magari adesso ho il dubbio che ci sono e non le trovo. No, ma funziona, basta che lo provi col telefono. Ma tutti stanno avendo soldi tranne io, quindi ufficiale. E comunque è un rilevatore di radiofrequenze e di obiettivi di microcamere. Perché appunto con questa lente, tu guardando attraverso, con questa luce che lampeggia dietro, si vedono, cioè se c'è una microcamera vedi il puntino che lampeggia. Il prossimo è il campione di carta stagnola, sì. 120 miliardi, con 110 miliardi di imposte. E vai. Link Moro? Non so neanche come andarvelo a... Adesso lo riprendo, aspettate. Oh, e gira! Oh, non girava! Praticamente sì, vedete i luccichini di Resident Evil. Esattamente. L'avrei fatto anch'io. Devi sfidare Marca Basket. Ma ha fatto bene, ha preso due robe. Tanto, non ho nulla. Non credo, andrà peggio della scorsa sta partita. A meno che non mi riprendo con una botta di S. Vediamo un po'. Adesso ve lo trovo, ragazzi. 8. Ciao, Gege. No, Gege. Metto su famiglia. Poi costano tutti intorno ai 50 euro quello che ho preso io. E di plastica quello proprio che trovo. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma di nuovo? Ma ho pagato solo imposte. Ma ho capito io. Questo qui, ragazzi. Pagano le tasse. Sì, ho paura delle telecamere, però sono in live su Twitch. E mica sono nudo, io voglio... Perché vado in quella casa e voglio andare in giro col pisello di fuori, ragazzi, va bene?
Vedi tu, Moro, insomma, se ti piace. Ma non credo che anche se uno ti stia guardando dalla camera, non credo che gliene freghi nulla. Cioè, ci sono i pervertiti, sì. Ci sono, scusami. Ma come? Ma che schifo, scusa, il pisello non ce l'hai tu. Non è questo qui, in realtà così, per scherzo, però... Metti che poi arrivo lì e trovo... Pensa che... Poi se vado lì e trovo effettivamente delle microcamere... Cosa fa? Moro, sì, dicono che ha delle recensioni terribili e confermo. Tra... Sì, ma le ho lette le recensioni. Ho guardato anche le... In realtà le recensioni non sono terribili. È di gente che non sa usare un cazzo di tecnologia. Perché in realtà funziona. Poi che funziona di merda è un altro discorso. Però il principio ce l'ha. C'è un rilevatore di radiofrequenze e robe. Cioè funzionare funziona. Poi più o meno. Vai, io non risicano rose. Che cazzo vuol dire? Colore nero, marchio, tempo di saldi. Che marchio è? Tempo di saldi. C'è una marca... è una marca, Liezar. Tempo di saldi? Grazie, Uran. Grazie. Dallo store di tempo di saldi, è vero. Amici, ma voi avete controllato se dovete rinnovare a mano? Fatelo. Dicevo, però, se trovi una microcamera, che cacchio fai? Chiami la polizia, che cacchio. Parca è un giornale ma spagnolo. Chiami ma mentre chiami la polizia loro ti vedono che chiami la polizia, vengono e ti uccidono. No, microcamere, spesso le microcamere sono solo video. Eh no. Sì, sono video, ma vedono... Oh, un po' di soldi l'ho ripreso. Che sei lì con questo dispositivo, vabbè, non chiami è che... la telecamera... Ok, ma non è che poi fai finta di nulla, vai fuori dal raggio della telecamera e chiami. Ma loro ormai hanno visto che te stavi indagando. Non è che sono lì davanti 24 ore su 24. Sai? Ma scusa... Ma se sono dei pervertiti lo possono anche fare. Sì, ma ti vedono addirittura prima, quindi non è che... Se ti vedono che vai in giro qualcosa... Ma loro chi poi? I proprietari della casa. Prima ancora che hai trovato la videocamera, loro ti hanno già visto che le stai cercando, quindi esatto. Probabilmente ti interrompono in qualche modo. Quindi se vedi che tu ti fuori il coso e ti vengono a chiamare o comunque ti vengono a dire qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Oh no, ragazzi, adesso l'ansia. Gatto, sei sperduto, tu sei morto. Ma io vorrei smetterla di pagare soldi. Vado è possibile. In Umbria, vado. Stai perennemente, in live su Twitch, così hai le prove. Metto una telecamera contro la loro telecamera. Facciamo una gara di telecamere. Quindi, vedete, è casa loro, no? Sì. Ma perché questo ma era così per il meme, per ridere? Perché dicevo l'altro giorno, no? Voleva abbiamo spendere guardato, 13 euro a casa. Abbiamo guardato un video di... un video, un film, dove ci sono sti ragazzi, no? Che vanno in questo Airbnb per le vacanze, così. E poi scoprono che però ci sono delle microcamere e il proprietario alla fine un serial killer, no? Questa roba qua. Quindi ho detto, merda. Non possiamo mai più andare in vacanza. Sarà così in ogni dove andiamo. No, non era Hostel, era un film su Amazon Prime. Era The Rental, forse si chiamava semplicemente. Adesso vado a cercare, aspetta. Tanto io in vacanza non ci vado, quindi... In realtà volevo, però non so ancora dove. Ho sbagliato, ho aperto Amazon, ma non Prime Video. Ma io sarò rotto cazzo con questa istruzione, non dovevi lavorare. No. Ah, c'è Alison Brie? Bellissima Alison Brie. C'è, come esatto, si chiama? Sì. The Rental? The Rental, sì. È un film terribile. Però sono quei... Ah sì, c'è Alison Brie. Delle balle. È proprio Alison Brie. Molto brava lei, piace molto lei. Non solo lei. E non mi ricordo, gli altri non mi vengono in mente chi sono. Lei la conosco per Community. Cioè l'ho iniziato a conoscere per Community, poi ho guardato 200 robe diverse però. Comunque ho pagato altri soldi, mi sembra, eh. Se non erro. Alison formaggio morbido. Un po' di soldini, di nuovo. I tuoi sono. Meno male.
È quello con Scamato? Assolutamente no. Prendo due cagnolini ora. Un gattino e un cagnolino, anzi. Guardalo, Kobe. Proprio un cagnolino, Marco. Mi piacerebbe chiamare Kobe un animale. Che poi mi dispiace perché sembra che chiami un animale, però è... Boh, è bello come nome, corto. La carne? Quindi te lo vuoi mangiare? Ma perché associano? Ma c'è Kobe Bryant, tutti la carne, ma... perché quello è... Ma non... No! Non voglio. È scritto nello stesso modo, ma è Kobe. Leggevo l'altro giorno di Elison Mack è quella di... Elison Mack è quella... È Chloe di Smallville. Cioè, gli hanno dato la... La pena adesso, ma non è stata traffico accusata... sesso. Eh beh, ma il processo è durato un anno e mezzo. Ma che un anno e mezzo? Sarà 4 anni, sarà... Cioè, che sì, ma non Mac... si dice Kobe, Ricky, si dice... A me lo dici... Ricky! A me mi viene a fare lezione su Kobe Bryant, a me! Che schifo! Ho 8 libri, che ho visto tutte le cose che succedono, e che uno è Kobe, l'altro è Kobe. Kobe, comunque, io lo intendo come Kobe Bryant, Elison... lo so che poi c'è la carne, però... Elison Mack è quella Elison Mack di... è Chloe di Smallville. È Chloe di Smallville, che magari molti di voi non sanno neanche chi sia, quindi detta questa c'era cosa. Su Prime fino a poco fa Smallville, l'hanno tolto di nuovo. Però praticamente questa attrice che è... era in cioè traffico era tipo parte una setta. Di una setta e faceva traffico di donne terribile, ma tra l'altro lei ha detto che è vero, cioè lei ha detto anche che è stata la cosa più brutta che ha fatto nella sua vita, se ne pente, quindi ha confessato, cioè è vero, sì e beh, confessare ti riduce la pena e gli hanno dato la pena adesso, ma tipo 15 anni una roba del genere. Io, se ne fa comunque un bel po' di carcere, eh sì. Beh, 15 anni e se li merita anche se ha fatto quelle robe lì. Non vedo, potrò mai più vedere Smallville con lo stesso... Però, dove ce l'ho Smallville? Lì, guarda, non si vede mai. Però è questa, grazie, Rica! Così. Ma c'era anche uno. Grazie, Rica! Non mi ricordo se l'avevo rigazzato. Sì, continuiamo la live, va. Rica. Se almeno rientrava nel gruppo, Uran. Track. Vediamo un po' se riesco a sgamare qualcosa. 3 anni si fa. Ma no, pensavo di più. È una buona idea però, Delphi. Potremmo fare un sondaggio ogni live per decidere se per quella live bannare sì o no. A inizio di ogni live. Può essere una tradizione. Tra l'altro, coso, Tom Welling e Michael Rosenbaum, che sono Lex Luthor e Clark di Smallville, hanno detto che, l'hanno detto in un'intervista, non so se poi effettivamente lo faranno, vogliono continuare Smallville sotto forma di serie animata, in cui collaboreranno con delle persone appunto per portarla... Che poi in realtà io ricordo che l'11ª stagione di Smallville è canonica ed è un fumetto, quindi io non so cosa vogliano fare. E 60, Alle Flame! Grazie, Alle. Grazie, Alle Flame. Cazzo le trova in queste cose? Zanno, mo adesso piano piano. Abbiamo detto Elison Brie, è un formaggio, quindi più o meno di cibo abbiamo parlato. Abbiamo detto Elison Mac, è una catena di Mac, fast food. Big Mac. O un computer, dipende. O una persona facente parte di una setta che fa traffico di donne per fini sessuali, però... Quanti significati, eh? Alle Flame è una lei? Sì, è la signorina Alle Flame. Vedi? Ce l'ho fatta, no, non lo dopo 4 anni. È da 5 anni che è. Dopo 4 anni ce l'ho fatta. Non lo è. MacGyver. Io lo guardavo però MacGyver. Non l'ho mai più rivisto e non credo di volerlo fare. Però me lo ricordo che lo guardavo sempre al mare. No, vabbè, un pochino di dubbio ce l'ho sempre, ma non perché Alef me lo ricordo. Me la ricordo sempre, però è un nome che associo sempre a un maschietto. Ma non lo è più, non lo è. Non so perché. Amici, mi piace un sacco la fissa, ma questo... Sì, lo sapevo, l'ho detto io prima che lo dicesse qualcuno. No, l'ho detto io perché tanto... Perché sapevo l'avrebbe detto qualcuno, quindi lo dico anticipatamente. No, io stavo dicendo che mi piace un sacco l'interazione che si sta creando su Instagram, nel mio account. Lo voglio fare anche con i Thermos, lo dicevo a Moro l'altro giorno. Voglio iniziare a prendere in mano un po' il profilo, anche Moro adesso magari che va in vacanza, perché... Vabbè, la scansa fatica. Allora. No, poi devi riposarti. Nel mio Instagram. Per le vacanze mi impegnerò, ragazzi, seguitemi su Instagram. Mi impegnerò a mostrarvi
Seguite tutti l'account dei Termos, i nostri della vacanza interessante. Vi farò vedere il mio, la mia avventura con le microspie dentro casa. Primo giorno tantissimo, poi dopo basta. Yeah, batti questo. Batti questo, Joshua. Vado in, Frank, vado in Umbria. Vado un pochino in Umbria a godermi del relax. Io, quando andrò in Giappone, non farò più il video. Anche perché spesso potresti rifare le stesse cose. Però vorrei fare magari delle live, però. Quelle mattutine, per alla, forza, perché... alla Tommaso in Giappone. Sì, però quelle mattutine, perché alla sera per me sarebbero le 4 di notte. Non no, senso. Per un pelo. Però la mattina... night, fai. No. Beh, oddio. Potrei... Sarebbero cose... Liezar, ce l'ho. No. Ce l'ho, Liezar. Vai in India. Se le faccio a quest'ora... Perché vai in India? Deve andare in Giappone, vai in India. No, vai in India e fai la live here dal Gange. Guarda che ci sarebbe un sacco di gente che guarderebbe la live per capire sto scemo cosa sta facendo. Sarebbe fantastico. Poi dopo magari... ne esci fuori con qualche arto particolare. Però saresti un sacco. Attiresti un sacco di gente. Dice, caspita, questo è il live here dal Gange. Vediamo, no, come devo... mai non sopravviverà. Se le faccio alle 11 di sera, di mattina qui in Italia, vuol dire che là sono le 20. Quindi sarebbe proprio l'ora di cena. Marco vuole solo i soldi delle. Beh, il lavoro, sì. Voglio... L'amore è vostro, per carità. Però anche i soldi sarebbero. No, sarebbero le 18. No, sarebbero le 18. Perché sono 7 ore, 11-18. Devo comprarmi una casa. 18 alle 20, è perfetto. Io ho visto che c'era una casetta, ma carina, eh. Piccolina. Vicino Monza, non mi ricordo la località, ma è molto famosa in realtà, solo come la sto ricordando. Dove costava 500 euro al mese, era tipo un bilocale, ma aveva tantissimo. Il giardino con le siepi. 500 euro al mese, vabbè, oh, però un bilocale col giardino qua vicino a me, guarda che non si trova così facilmente. Ma quindi vuoi dare in affitto? Non mi no, affitto. No, l'ho trovata però, l'ho notata. Detto, vabbè. No, prendo un appartamento di lusso. Me la rischio, ragazzi. Fai bene, Marco, chi non risica va a fare. No, rischio. Scusami, non puoi darmi sushi, tutti e due. Sushi. Gli darò un Gange. No, comunque, no, voglio fare qualche live in diretta da là. Non faccio il video perché sarebbe effettivamente molto simile all'altro, quindi non avrebbe senso. Però le live piacerebbe. Le storie, bisogna far molte storie, alla fine monti quelle. Quelle le ho fatte, le storie, le avevo fatte anche un sacco l'altra volta. È che però registrando anche il video ne facevo meno di quante volesse. Ma sì, ma fa Monza costa tanto. Io non so cosa stai cercando tu adesso. Monza costa è... un casino. Io sto guardando tutti i giorni, Milano, mi sto sparando, veramente. Sta qui di Milano, Monza. Dove andarmi? Devo cambiare regione, secondo me. Per... Ah no, semplicemente non vai a Monza, vai di... In campagna. Sono almeno 10 sono, ma che... Devo andare in campagna. E poi le campagne, devi anche scegliere una campagna per bene, nel senso che vai in campagna a caso. Se una campagna che comunque si accomoda una qualcosa di città, insomma. E poi io sto cercando una casa modesta, non è che sto cercando chissà che cosa. Ciao Aleflame. Buon lavoro. Ma questo ha sbagliato. Commesso un errore. Eh sì, io ho già fatto due volte, quindi capisco. Polite Snail 699. Vieni a Torino, che se avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Ma certo. Questa ha rotto i coglioni, eh. Io non cerco, anche perché non è che guadagno chissà quanti soldi da potermi permettere una casa grande, però andare un po' per i fatti miei sarebbe bello. Qui a Novara costano poco. Novara non è malaccio. Ci sono stato 3-4 volte, non è malaccio. Ci sono una marea di città carine che costano molto poco. Voi direte, perché sei stato a Novara? Non mi ricordo. Ero con degli amici. Poi ho smesso di averne, quindi non... Anche per il Covid. Fatemi un regalo esposa. Dai, 10 però, Moro. Non è che c'ho... ho appena comprato un palazzo, capisci bene. Ciao, Pier. Ciao Pier, buon appetito e mi raccomando, stasera facciamo FIFA, quindi ti voglio Pier. Perché sono le ultime due volte che potete guadagnare punti per poi partire. Ragazzi, tra l'altro abbasseremo piano piano da 100k a 100k il discorso del fantacalcio. Però non quindi... sarà mai sotto i 300k. Quindi... sotto i 300k no, però l'abbasseremo sicuramente due volte ci sarà... Ma porca miseria, arriverà a costare 300k ti ho appena dato i soldi. Però non meno di 300k. No, era Moro che gli ho dato i soldi. 80k, ragazzi. 80k anche se per questo. No, sicuro, siamo quasi sicuro. Arrivati, tra l'altro. Non c'abbiamo la lira. Cioè, la partita prima qui avevamo tutti più di 1000. Milione. 1000. Un disastro, vabbè, un disastro. K.
Cosa cucinate oggi? Io c'ho il sugo gamberi zucchine. No, io mi faccio proprio non c'ho voglia di cucinare, mi faccio prendo la facciamo una gara di ballo, ragazzi. Cacchio si chiama i barattoli di sugo. Quelli con dentro la verdura, sì! No? La verdura mista, sì. No? No. Ah, vabbè, ho barattoli capito. Barattoli quelli in misto. Quelli con il misto, con la verdura mista, sì. Sì, che c'è il misto per l'insalata di riso. Esatto, Valiezer, sì. Ma guarda, ti giuro che fartelo da solo te lo conservi, lo fai una però... volta, te lo conservi in freezer, so. Ce l'hai sempre. E poi ci metto un po' di tonno e via, faccio. Ma solo perché lo rendi più saporito, mica per altro. Non so, lo so, per lo scatto di riso. Faccio un miscuglio col tonno e faccio mangio tonno e quello. È roba fresca. È roba fresca. Io sto già 2 giorni di fila che mangio la caprese, devo smetterla. Oggi farò qualcos'altro. Però così, è così per... Sai cosa mi è venuta un sacco di voglia? È così perfetta la caprese d'estate. Mi è venuta un sacco di voglia che non li mangio da secolo. Come cacchio si chiamano? Vabbè, il video che ha fatto Space Valley l'altro giorno. E che bon? No, i sofficini. I sofficini, sì. Sofficini. Quanti gusti, ragazzi, che ci sono? Quanti gusti? Ma tanto non serve a niente tutti quei gusti, perché esiste quello... salsicce e patate. Ma no, esatto, basta. Ma perché queste salsicce e patate? Lì. Non mi piace a me sta ma perché non capisci un cazzo. Ma basta salsicce e patate. È ma buono, guarda che quello che mi piace, sono banale, quello che piace a me è quello al pomodoro, ma c'è da dire che ne ho provati 3 però. Banalissimo il pomodoro. Ne ho provati 3 io di sofficini. No, c'era anche quello al prosciutto e formaggio, quello... Oh, la salsiccia e a me non mi piace, salsiccia e patate, non mi piace. Salsiccia e patate, mamma mia. Cioè, non è che, non è vero, allora, in realtà è una bugia, non è vero che non mi piace, mi piace. Ma vi giuro, se devo ordinare una pizza non la prenderei mai così, mai. Io sì, salsiccia... Lo so che sono una piccola percentuale del mondo, ma va bene così. Io prendevo zola e salsiccia. O zola e salsiccia. Già, zola e salsiccia mi intriga di più, patate e salsiccia proprio mi... Cheddar bacon, ecco il sofficino cheddar bacon lo mangerei un sacco. Ora mi prendo a morsi i piedi, ma perché? Ma non c'ho soldi, devo prendere per forza. Forse posso fare il debito? Andiamo? Sì, mi dà il debito. Vabbè. Non so quanto con lo salsiccia e patate. Finché avete le papille gustative ripiene di calzini. Non dire non sapere un cavolo salsiccia. Come è possibile? È buonissimo, c'è anche un po' l'affumicatino, è buonissimi sono. Poi sembrerete quelli dell'Eurospin. O mia mamma che ultimamente ha preso i sofficini quelli... non mi ricordo di che marca, comunque bio qualcosa. E sapevano di cartone. Come tutte le robe bio, tra l'altro, che prende ragazzi, lei. Allora, capisco che pomodoro e mozzarella è buono. Ma diciamo, con tutti i gusti che ci sono, è banale il pomodoro e mozzarella. Cioè, ho capito che è buono. Poi ho capito che è buono. Tutto... Però è banale. Io più che altro non ho mai avuto modo di assaggiare tutti gli altri. Quindi ho assaggiato quello agli spinaci e quello al formaggio. Quindi non è che ho avuto grandi esperienze di sofficini. Però tra quei tre ti dico, ti direi una bugia a non dirti che ho preferito quello al pomodoro. Tra però quei tre sembra, dico. Cioè, banale. Ma no, ho capito. È quello base, siamo d'accordo. Sì. Però tra quei tre comprovato, con lo spinaci. Cioè. Proprio. Tra quei tre che ho provato era quello più buono. Ciao Harry. Sì, Harry, si parla no, di Soffocotti. Si parla di Mignotte. Abbiamo parlato cosa prima di Mignotte. Mi hanno confuso, hanno detto due cose diverse, non so. Non sanno niente. Ma quanto non sai di niente. Guarda, non hai le papille gustative, non hai. Se non ma sanno, no, non sono banale io, Dem. Se dico che quello è banale e non mi va a prenderlo, non sono io banale. Siete voi banali che prendete quello banale. Non ho detto che non è buono, perché è buono, ma è banale, è pomodoro e mozzarella, è banale. Vabbè, Harry, non ti sei perso granché. Non hai mai mangiato un sofficino? Ma Harry, guarda che vive nella sua bolla fatta di plastica fecale. Ma povero Harry, lascialo perdere. Ma c'ha 3 anni, Harry, ovvio che non ha mangiato niente, poverino. C'ha 3 anni. Ma lascialo perdere, ma è così carino Harry, lasciatelo stare. È vero che è carino, ciao, ti strizzo le guanciotte, Harry. Però già che mette quella faccina lì lo banno. Me lo puoi bannare? No, non posso. Vabbè, è già la tua età, amichetto. Avete 3 anni tutte e due. Non è che... Io non ho capito, c'è sto Joshua che continuamente appare sulla mia sinistra, prende, da, prende. No, poi finiamo, no, poi chiudiamo la live. Chiudiamo. Poi. Cioè, magari se avanza un po' di tempo chiacchieriamo ancora un po', però. Tanto quando giochiamo con voi in chat lo diciamo, ragazzi, quindi se facciamo gol... Ripeto, no, scaricatevi... Questo gioco che particerebbe... No, non è bello giocare con voi in questo gioco. Questo ci farebbe solo una persona, no? Che senso ha? Non ha scaricatevi Golf with Your Friends, quello sì. Sì. Grazie. Facciamo altri giochi dove giochiamo con voi.
Ancora Joshua, ha rotto i coglioni, ha preso i soldi solo da noi, ha preso. E beh, da chi deve prenderli, scusa? Dai lavori, magari. Ma va, quello è un ladro. Lavorasse sto scemo. Beh, ho scoperto che Joshua è un ladro. Immaginavo, Davide. Ma guarda che ho preso a 400, l'ho preso a 488, l'ho venduta. Okay. Guarda che questa è sfiga, però, ragazzi. E non ho neanche una corona, di nuovo, di nuovo. Tu prendi sempre Plinio e ti porta sfiga. Ma Plinio è il pinguinetto, mi piacciono i pinguini. Sono tra i pochi cosi a forma di volatile che mi piacciono. Che ridere, Sior! Che ridere, era un bello scherzo! Ha sputato ridendo, praticamente. Ormai lo so. Figato. Ah, io quanti pochi soldi so. Ecc. Hai fatto bene. Almeno ho un lavoro ottime di merda. Imposte. Ho un lavoro di merda, pago poco. Dai, sentiamo un po' sto Joshua a chi prende i soldi a sto giro. Questa partita tutti abbiamo pagato un sacco di tasse. Che prima niente. Zio. Io ho pagato almeno due volte. Io sono già a 3 o 4. Ah, mi ha dato dei soldi, ci teneva comunque a stare attivo a livello bancario. Arcadia, rispondi a modo tu comunque. Ah, però. Questo Joshua 200.000. Tanto i soldi li prende solo da noi. Dai, vedi. Wow. Io non sto capendo. Mi ha dato veramente incredibile, però. Guarda, quanti soldi. È scriptato, scusa. Ma guardalo che spumone. Ma io non ho neanche una corona, datemeli a me i soldi. Delle corone. No, Cadia, non devi fare l'arrogante. Ma perché sta saltando la telecamera? C'erano i dossi. Io, ma non puoi non discutere risica. Con tutti, tu c'hai un problema. Grazie, renditi Bernia. Conto. Grazie, Bernia. Cadia, non ti credo. Questa è una piccola ruota. 100k. Ma tu sei ricco? Ma io sono ricco. Ma sei in confronto a me? No. Io ho preso un palazzo, l'ho rivenduto a 80.000. Io in confronto a me? Siete voi che siete poveri, non io sono 70.000. E io ho 1.100, ma io? Ma perché ho venduto il palazzo alla stessa cifra a cui l'ho comprato, praticamente. Cioè, non è servito a nulla. Io non ho palazzi, Marco. Vuol dire che c'hai più soldi di me comunque. 8. Quindi nero. Quindi... cuore. Coglione. Ma tu? No. No, il nero di cerchio non mi piace, sì. Non... parte che non... tutto ciò che deriva dalle seppie non mi... mi fa sboccare, non so come dirvelo, mi fa... non mi piace. Ma proprio come senso anche, non so, non solo come gusto che... gusto l'ho assaggiato quando ero più piccolo, poi ho detto ok, non mi piace, non l'ho più mangiato, però... quello poi magari, comunque ragazzo un rapporto molto professionale e di rispetto reciproco. Asenigget che è diventato un gnomo delle feci, bravo. Anche l'odore non mi fa impazzire. Marco, mentre legge gli ossi di seppia di Montale. Non so, non mi piace molto lo sport. Volevo dire una cacata, ce l'ho fatta. A parte che non è vero niente di quello che hai detto. No, infatti volevo dire una stupidaggine, non l'ho detta proprio al 100%. Sì. Tutto sbagliato. No, cosa ho visto io? È un attimo di... era fermato sul rosso e poi... con nero di seppia il lime io lo voglio mettere anche nel gelato, come la cipolla, per me anche nel gelato va bene il lime. A me il nero di seppia non dispiace, però io non te la posso fare. Se ho delle scelte di certo non vado a scegliere quello, però non mi dispiace. Io un altro cuoricino, il ragù. Io preferisco la pasta al sugo senza il ragù, pensa, che col ragù. Che sugo? Marca che tu però ce le cerchi. No, ma io glielo faccio apposta finché non impara a vivere.
Non puoi dire al pomodoro? No, al sugo. Non è. Pasta al sugo. Ti sei appisolato. E poi uno dice, vabbè, ma il ragù è un sapore sugo. Aggiunto al sugo. No, però, io preferisco sentire tutto il pomodoro e basta. Dai, altre tasse e via. No, un lavoro, attenzione, incredibile. Wow. No, Yon. Sugo, imparate a vivere. Imparate a vivere, mi dispiace, ragazzi. Atleta, no, io, l'ho fatto e ho pagato solo imposte. Lieza. Anche perché l'altro calo, cioè il mio era 50.000. No? Quell'altro lo fai già in real, quindi non so perché dovresti. Sugo uguale condimento, e perché non lo chiami condimento? Non so perché sanno, non so se sanno, ma di pollo. Ma non sa gli insetti, sanno di pollo. Ma di solito quando uno non sa mai il gusto dice sempre che sa di pollo. Non però, è vero, non è vero. Come il serpente, Dior. Come il coccodrillo, come... Però quelle sono carni. Il coccodrillo lo posso confermare, effettivamente sa di pollo. Cioè, nell'insetto non è carnoso. Sono ma proteine, sì. Però... Aspetta, non... Boh. Non lo so. A me piacerebbe, l'ho sempre detto che mi piacerebbe. Io preferisco il sugo semplice comunque al sugo con ragù. Che vi devo dire? L'ho sempre detto che mi piacerebbe assaggiare i insetti, tipo i grilli fritti così. Quelli mi piacerebbe assaggiare. Ti faccio un po' di elemosina. Da mini golf. Bello mini golf. Ma non saprei neanche come identificarlo, Darius, quel sapore. Effettivamente. Wow, grazie. Mi hai fatto raddoppiare il mio. Di più. La rana sa di pollo. Non è vero. Assolutamente non è no, vero. La rana... È vero che vi mangiate le rane. Voi siete veramente degli. Le zampe di rana le mangiano un po'. Che primitivi. Sa un pochino più di pesce. Ma perché primitivi? Scusa. Ma allora andate. C'ha questa idea. È chiusa, cioè c'è una mentalità chiusa. A parte che primitivi era una parola detta. Hai una mentalità chiusa, ma che chiusa? Non le mangio, le mangio le tu le rane, basta. Ma, non, ma sì, non è che devi mangiare. Ma che mentalità chiusa? Però, ma sei tu che hai detto che sono primitive le persone che mangiano le rane. Ma l'ho detto a caso primitive, era completamente una frase a caso. Ha insultato veramente un sacco di persone. Oddio, che dispiacere. Per una parola a caso. Ma poi cosa vuol dire? Non aveva senso primitivi perché mangi le rane. Come non ha senso? Ma l'ho detto a caso, non aveva senso. Ma minchia, sei ne hai. Casa di posso vendere, è vero, qua posso vendere. Uno mangia le rane, si diverte e sono contento per la sua vita. No. Finché penso non mangi le persone, va bene tutto, nel senso. Ma la fa culo. Bene, ottimo, no, Liezer. Beh, ma cibo l'avete tirato fuori voi da Alison Brie e poi è partito il discorso. Lumache, no, le lumache, no. Io l'ho assaggiate e non mi piacciono. Io non le lumache proprio, però le lumachine col sugo. Io non so tipo... che cos'erano, erano lumache, però non mi sono piaciute. Io le lumache posso dirlo, le ho mangiate, mi ha fatto cagare, non le mangerò più. Ah, ecco, io le lumache grosse non credo riuscirei a mangiare. I bovoedi, da me si chiamano... Come le ostriche, lo provate, mi fa schifo. Da me si chiamano i bombolini, le chiamano. Che ti arrivano in sto vaso, dentro pieno di ste lumachine, con il sughetto, non lo so, pomodoro e qualcos'altro, così, e te le mangi con lo stuzzicadenti, tiri fuori, le mangi, sono buonissime, sono, porca miseria che buone. Poi dipende, magari se sono fritte le mangio comunque, perché tanto il fritto mangi sempre tutto, però... Boh. Io non sono neanche amante del... Cioè, più che altro d'estate il fritto mi fa sudare. No, quindi se già non lo mangio di solito, figurati d'estate. D'estate non riesco a mangiare neanche la tempura. Cioè... No, però per dire... ecco, io non sono amante del fritto, ma l'uramaki con dentro il gambero fritto è il mio preferito, per dire. Perché lì è poco fritto che dà sapore a tutto il resto, quindi mi piace tanto. Poi ricordiamo appunto, molti di noi piacciono i gamberi, che sono anche peggio di lumache, sono anche peggio, quindi... Ma che come concetto, diciamo. Poi, beh, il gusto è ovviamente completamente diverso. Il gusto è quello, il fatto è che il gambero è il gambero gusto è buono, che piace di più. Cioè, purtroppo per lui è buono il gambero. No, le ostriche a me... Cioè, non le ho mai mangiate, ma perché c'ha la consistenza... No. Di un muccico. Come avrei paura, non l'ho mangiato neanche in Giappone, avrei paura di mangiare il riccio di mare, perché sa molto di mare.
A me non quello piace. Paura, quello a me il sapore di mare non piace. È proprio di porto, di oceano, sa. No, non mi piacerebbe. Però allora, mi piacerebbe provarlo, Pirelli. Però ho sempre un po' paura. Io che... Adesso dirò una bestemmia, ma nell'ultimo periodo della mia vita, ti dico gli ultimi due anni, ma metto i legumi sopra la carne, io mi piacciono di più i legumi della carne, ma non so cosa è successo nella mia vita. Vabbè, però ma ci sta anche a me. Preferisco i legumi, i piselli, i fagioli, i ceci. A me piace tutto in generale, comunque, non è che... Però che a me la carne è un po' stancata, effettivamente se mi metti lì un piatto di piselli e una pizza di carne... Sai che io la carne, tipo, se mi... Una bistecca, non sono mai stato amante delle bistecche, io per dire. Non mi... Io da piccolo sì, le mangiavo. No, tanto, io le spesso. Bistecche, le fettine, roba così. No. Però tipo, no, ma non mi, cioè, non mi piace neanche troppo. Mm. Però tipo invece, se mi fai le costine al barbecue, tutte queste robe, l'hamburger. Sì, la salsiccia, ok. Sì, tipo tutte queste robe mangio, qua, sì. Quelle robe minchia. Ma perché tantissimo. Sono cose che non le mangi... Normalmente quelli ti viene anche più buono. L'hamburger anche sì. L'hamburger mi piace sempre. Okay. L'hamburger mi piace sì. sempre. Però anche adesso come poi pollo, adesso sto adorando. Io sto trovando a mangiare i fagioli di soia, gli edamame. Ma dove li trovi tu, Liezer? Sono surgelati all'Esselunga. No, c'è surgelati, sono già sbucciati, ovviamente. Sono i fagioli di soia. Non l'ho mai visto. Ci sono. Sono anche della Findus, ci sono della. Sono barattoli da 500 grammi, li metti in padella e li fai. Come se fossero piselli. E sanno effettivamente di edamame. Sanno di edamame, sì, sanno di edamame. Assolutamente sono buonissimi. Ma quelli fanno bene, cioè non... Ma perché io li adoro, sto beccando solo roba rossa? Sto beccando. Io li adoro comunque tantissimo. Sì, tipo appunto al barbecue va bene, mi piace più quasi tutto. Perché... Però appunto le bistecche... Non le mangio, non mi piacciono troppo. Cioè, piuttosto. Prendo un'alpaca. Piuttosto un filettino di carne. Un filetto. Perché, vabbè, il filetto è tenero. Ti si scioglie in bocca. Come ricchi, non siamo. Poi è piccolo, non è che ne mangi troppo. Invece la bisteccona mi rompo proprio le palle pure a mangiarla. E da mamma si fanno in padella. Come. Cioè, quando mio padre li fa, li prende quelli in bustina, li fa. Ovviamente quelli già sguscio. Cioè, senza la. Sì. Senza il guscio. Senza bacio. Ti fanno il microonde oppure in padella semplicemente con i piselli, cioè li metti in padella un po' d'olio. Ma quelli proprio, cioè quelli che prendo io surgelati. Li puoi fare anche al microonde. Sì, ti dico, cioè nelle istruzioni proprio metti il sacchetto proprio così nel microonde. Sì, per tot tempo. Li vendono anche col bacello, se li vuoi fare che ti li mangi dal bacello. Però vabbè, il sapore è quello. Però è un tesoro affondato, vedi, alla fine hai giocato Sea of Thieves. A me piacciono un sacco gli edamame, sono, tra l'altro fanno benissimo perché soia. Vabbè, gli edamame sono cioè sono comunque... Li adoro. Sì, i legumi fanno sempre bene. Giappone... A meno che non sei allergico, come lo schittizzate, lì puoi morire. Vabbè, ma in Giappone li usano come... Lo so, purtroppo. In Giappone li usano ma perché? Ma non sto prendendo niente. Ma io... No, come aperitivo in Giappone li usano. Sì. Li usano con la birra, si mangiano birra e edamame come aperitivo. Li trovate nel reparto... Surgelati. Surgelati, sì. Sì. Ma assolutamente, ormai li vendono ovunque. Il lardo a me non piace. Io l'adoro. Neanche a me. Il lardo non mi piace la consistenza. Io l'adoro, perché... l'adoro tantissimo. Però ovviamente va mangiato una volta l'anno, giusto per lo sfizio. Perché è grasso, quello è proprio grasso. Come la trippa. Panzone. La trippa non mi piace. La trippa è tutta... Mi piace... Spavento. Ciao Axley, grazie mille per i 24, un bel numero. Grazie Axley, grazie anche a Pilo. Grazie Pailo. 5 mesi. Negli Zakaia. La crema di lardo. Li usano come. Cazzo, come spezzafame. Sì, anche si usano come spezzafame. Gli edamame. Sì. La crema di lardo è buonissima. Beh, lardo, però in modo di crema. Quindi magari la consistenza è anche migliore perché è una crema. A me il lardo a me fa sempre fame. Tipo in un cesto natalizio di qualche anno fa c'era. Il lardo al tartufo, tra l'altro. Va bene. Che l'ho aperto mi facevo una fame bestiale. E fa una fame il lardo da vedere. Però lo mangio e non... Cioè, devi provare la crema. Mi dà fastidio in bocca. Devi provare la crema, perché magari la crema la consistenza è diversa, magari riesci a mangiarlo di più. Magari sì. Alleluia. Perché effettivamente è la consistenza del grasso, cioè è bolle del grasso. E anche a me vengono iconati, perché è troppo languido, mi dà fastidio. Il grasso della carne...
lo scarto perché mi dà fastidio. Però il lardo lo mangio, cioè è una cosa incredibile. Come il pesto, che orrore. Auros, ti devo bannare? Non, questo non si, pesto, non si può dire che è il pesto, che orrore. Non si può dire, mi spiace. Ma ancora le imposte, è la settima volta. Mi spiace, ma che il pesto non è... A me piace tanto. Non si può dire. Allora, il mio preferito rimane il pesto di pistacchio, che ovviamente è calorico da morire per più peso. Però che buono che è il pesto di pistacchio, ragazzi. Ma anche il pesto, se devo normale, fare uno sgarro, me lo faccio. Anche il pesto normale. Ma anche il pesto normale. A me piace qualsiasi tipo. Tanto le verdure, no, tendenzialmente... Quello non lo faccio. Verdure, erbe, cose mi piacciono tutte, quindi tendenzialmente poste, se mi fai... Che orrore. Ma io tolgo solo il grasso... Facciamo un bel pesto di broccoli, ma magari mi piace. Ma io ho fatto la crema di broccoli ed è buonissima. Perché magari non so com'è il pesto, di sugo è diverso. Magari. Io l'ho fatto sulla pasta, sui rigatoni, sulle penne, ho fatto la crema di broccoli e bene. Io l'unico grasso che scarto è quello della carne. Cioè, se proprio c'è la carne col nervo in mezzo... A me dà fastidio mangiare anche a me il nervo. Anche a me dà fastidio come consistenza. Ancora non le carni, così non mi interessa. Le carni in generale anche io, cioè più magre sono, perché a me piace il sapore. Cioè, è vero che il grasso la insaporisce, sì, però banda, il sapore poi ti mando a fangulo. A quanto pare ho la certificazione verde, ragazzi, mi è arrivato il messaggio. Ma cosa devo fare? Non ho capito, devo andare sul se sito. Ti serve, no, se ti serve. Sarà scritto in Italia, non scritto ti serve. Nel sito. In Italia tanto non ti serve, Marco, quindi... Beh, io me la porto dietro, tanto... Sì, no. Ti faccio vedere l'SMS e non va bene. No, devi scaricarlo. Devi scaricare il PDF e poi lo puoi tenere. Ma a parte che comunque non va bene lo stesso, Marco, perché sei stato vaccinato 2 giorni fa, quindi è ancora presto. Di comunque passare un paio di settimane. No, ma deve comunque... È comunque validità da un tot di giorni dopo la... Sì, vabbè, ma tanto devo... Guarda, l'unica cosa che farò è tagliarmi i capelli in questi giorni. No, ma quella non ti serve. Non penso mi serva la certificazione. No, ma è vero che il grasso dà comunque gusto, però io allora preferisco... Che si sciolga, dia il gusto, ma che sia sciolto. Oh, recentemente ho fatto il guanciale con... l'ho fatto sciogliere... Mamma, io mi sta venendo fame solo a dirlo. Ho sciolto il guanciale, ho fatto una specie di matriciana col pomodoro ciliegino, però. E vi giuro che il guanciale... Il grasso che poi si forma del guanciale, se poi lo giri col sugo, con la pasta, fa un sapore che... Io mi rendo conto che è una cosa... Poco salutare, grassa, lo sapete che io ci tengo a queste cose, però è troppo buono, io non ce la posso fare. Poi viene tutto croccantino, mamma mia, impazzisco, ragazzi. Sì, il guanciale... Impazzisco, io veramente. Cioè, perché molti no, lo paragonano alla pancetta, perché effettivamente... Vabbè, ma ci sta! Però una volta che lo cuoci è completamente un'altra roba. È come il rugby e il football, sembrano sì, uguali. Sì, esatto. Io penso che per quanto sono genericamente... Simili. Genericamente sapore... preferisco la pancetta al guanciale come sapore base, però nella pasta il guanciale. Il guanciale è trattato diversamente, tutto pepato, quindi senti anche quello. Sì, senti tu, ma poi cioè il guanciale croccante lo preferisco addirittura la pancetta nella perché pasta. Perché la pancetta non si croccantizza come il guanciale. No, comunque. Quanti ne avevo? Anche una buona pancetta, ma io sono ultimo. Stiamo a moro, ha un sacco di soldi, però. Ma no, ultimo no, però. Mi sono passato di qui. 100, però io ho il debito, mi sa. Chiedo sorry. No, io ne ho 2. Ma porca, pochissimo. Ho vinto finalmente nella partita che sembrava la più brutta. Ragazzi, screenshot. Abbiamo umiliato il bot, questo è la posta. Via Joshua, non te lo meritavi. Ma porca, ma che per i debiti, ma che palle. Finalmente. Sasso, è inevitabilmente simile guanciale pancetta. Però appunto il guanciale... Cioè, no, non so perché, cioè, entrambi sono grasso, però il guanciale, quando il guanciale lo rosoli prende nella padella, un'altra roba. Quando lo rosoli nella padella si croccantizza, la pancetta no. La pancetta rimane comunque morbidina. Oh, ma che precisione. Che no, ma perché la finito. Pancetta credo abbia, cioè, senza credo, la pancetta ha comunque degli strati di grasso che tendono a... Non lo so, secondo me anche come è distribuito. Perché sarà tipo... grasso diverso. Ma perché il grasso del guanciale di solito è in un punto. Il grasso della pancetta spesso lo trovi su più strati. Cioè, poi dipende dalla pancetta, ovviamente, dal taglio della pancetta. Cioè, no, questa cosa che sto dicendo in realtà non ha senso perché dipende sempre dal taglio che vi fanno. Perché se vi fanno un taglio del guanciale dove c'è più consistenza e meno grasso, è un discorso. Magari un altro c'è più grasso e meno consistenza della carne. Come la pancetta. Ci sono delle pancette che sono quasi tutte bianche perché ti fanno quegli stratini, magari tagliano una parte cioè... Il guanciale di solito è sempre quasi tutto grasso. Cioè io adesso ho preso un pezzo di guanciale che sì, ha il pezzo alto di grasso, però è un bel pezzo di carne sopra. A volte mi è capitato di trovare anche pancette che sono sottilissime, perché sono pancette che trovi al supermercato. Ma di solito però è il contrario,
Cioè, tendenzialmente è più grasso il guanciale. Tecnicamente sì. È comune che nel guanciale quasi non lo vedi. È più grasso, sì. Tessuto muscolare. Ma il motivo per cui quando lo è il motivo per cui quando poi lo vai a indurire, a rosolare in padella, ti esce molto più liquido dal guanciale, perché è più grasso, più... Poi, sì, dipende. Poi l'ho pagato... Io ho preso un pezzo... Ho preso un pezzo così di guanciale, l'ho pagato 5 euro, che ci fai comunque un bel po' di paste. Non è che costa, per carità, prendo però... sempre, ormai prendo sempre... Mia mamma era abituata a prendere lo specchio, scatoletta, la pancetta, nelle vaschette. A me fa schifo. Che, a me non che piace. Sanno tutte della stessa cosa. Non mi piace per niente quello lì. Sanno tutte della stessa... Lo specchio, già quello... c'è... Non mi ricordo che marca è. Ah, è quella bannabile, la marca. Ok. Che c'è, quello lì già è più buono. C'è la vaschettina che è più buono, quello spec lì. Anche perché lo spec lo paghi una baracca di soldi se lo vai a prendere al... Lo spec costa, effettivamente. L'affettato costa un botto. Il guanciale no, però ci sono i pezzi di guanciale. Io l'ho pagato tipo 6-7 euro. Però ce ne fai un bel po' di carbonare, per dire. A voglia, ma per quello, cioè, spendi, è vero, però ce l'hai lì, ti fai... Sì, anche perché non è prima che... Cioè, non va male il guanciale. Cioè, ti si mantiene per... Io, per dire, il sughetto il grasso del guanciale poi lo avevo aggiunto insieme al sugo, avevo fatto un sapore al sugo che era una roba... Già il ciliegino è molto saporito. Cioè, a me è uno dei miei preferiti, il ciliegino. L'avevo già detto, mi pare. In più ci aggiungi il coso del guanciale buono... Poi vabbè, io non lo faccio. L'unica cosa che a me dà fastidio è quando lo crocchi troppo e diventa... Perché mi viene crocchi? Non c'entra, non è una parola che va usata. Diventa troppo nero. A me non piace il nero, la brustolito, perché no, mi fa... non lo sì, voglio. La marca dello spec è Bannabiloni. Devi cuocerlo bene, devi farlo andare bene. Se lo fai andare troppo diventa troppo nero, se lo fai andare troppo poco non diventa abbastanza crispy. Devi trovare la giusta quadra continuando a guardarlo, a starci dietro. Non puoi farlo e te ne vai in bagno. Cioè, devi stare... Se lo vuoi fare per bene, secondo me gli devi stare un attimo dietro. Perché deve esserci la giusta media tra durezza, ma non bruciare, cosa di bruciato, naturalmente. Vabbè, amici, allora ci vediamo questa sera con FIFA. Penultima puntata di FIFA, quindi se volete giornata, sì, guadagnare punti dovete farlo. Esserci, sì, perché... Sì. E basta. Amici, ma Jimmy sta facendo Sekiro, io lo voglio raidare. Dai, raidiamo Jimmy, perché no? Gli diciamo, sei proprio un bravo ragazzo. Ditegli, sì, sei proprio un bravo ragazzo, ditegli così. Sì, come una nonna che ti strizza la guancia. Sì, sì. Ma Jimmy, dai, Jimmy ha la faccina più bella del mondo per me, sì, Jimmy. Io non ce la posso fare a resistere al visino di Jimmy. Mi potrebbe insultare pesantemente la famiglia, ma poi mi guarda con quegli occhietti, gli dico, guarda, ti do un calcio, ma non rovino la faccia, sicuramente. Sì. Vabbè, amici, stasera. Io non faccio anche se giovedì non faccio live, questa settimana salta ancora, sì, riprendiamo un po' così. Poi vabbè. Bella fratem. Ciao.